Buonasera cari amici di Telemolise, bentrovati a quest'altra, benvenuti e bentrovati a quest'altro appuntamento con Domenica Sport. Dunque, riassumendo, due punti completamente buttati alle ortiche dal Campobasso che vinceva 1-0 per un gol messo a segno da Conate, poi all'89esimo, poi ve lo faremo vedere perché veramente da oggi le comiche, il gol che ha preso il Campobasso, credo che nemmeno in seconda categoria si prendono gol così, poi soprattutto quando si sta per affrontare un ciclo veramente importante, adesso ci sono due trasferte, poi viene l'Aquila, poi si va a Salerno, insomma servivano proprio come il pane questi due punti in più al Campobasso, che invece ha chiuso sul pareggio. Ogni squadra di seconda divisione ha tre bonus per non schierare i fuoriquota, quindi per rinunciare al minutaggio. Oggi il Campobasso lo ha fatto, non c'erano i fuoriquote indispensabili per mandarli in campo, cioè minimo 3,92, perché quelli sono i fuoriquota obbligatori dal 92 in poi. Oggi il Campobasso non ne aveva 3 da mandare in campo, figuriamoci che campagna di rafforzamento si è fatta. Invece di prendere i fuoriquota si sono presi magari i ragazzi del 90, del 91, dell'89 che concorrono al minutaggio ma non sono diciamo indispensabili per poter accedere al minutaggio, perché per poter accedere al minutaggio ogni società deve avere almeno 3,92 in campo dal primo minuto, chiaramente ne deve avere altri 3 in panchina, il Campobasso in sostanza non ne ha. Ne parleremo, anche perché sono situazioni veramente paradossali, si è arrabbiato molto Capone, ma questa non è una novità, però insomma secondo me oggi aveva pienamente ragione. In Serie D ha praticamente perso il Termoli e l'Isernia, pareggio per l'Olimpia Agnonese, Termoli che era in vantaggio 2-0, ha perso 4-3, non è la prima volta che si verifica la rimonta delle squadre avversarie, quindi in difesa c'è qualcosa che non va. In Eccellenza volano Boiano e Turris, mentre così come dicevo domenica scorsa, il Campobasso 1919 è già a 6 punti dalla vetta dopo 4 giornate, quindi insomma è una squadra che sicuramente non può competere con le prime due della classe, almeno in questo momento. Saluto e ringrazio naturalmente argomenti a Iosa in diretta da Termoli, Isernia, vero Ileana? Da tante altre cose. Intanto buonasera. Buonasera a lei, buonasera direttore, a te. Buonasera a tutti i nostri telespettatori per questa puntata numero 916. Come sempre avremo tanti servizi da mostrarvi, chiaramente per quanto riguarda le nostre squadre molisane e per quanto accaduto oggi sui nostri campi di calcio, per cui vi invitiamo a restare con noi nelle prossime due ore di Domenica Sport. Vi invitiamo a scriverci al numero 331-26-5x2 all'indirizzo domenicasport@telemolise.com. Noi saremo qui chiaramente con tanti ospiti e soprattutto in collegamento, come dice va il direttore, da Termoli e da Isernia, per cui restate con noi, fateci compagnia anche in questa domenica, l'ultima domenica di settembre. Va bene, allora andiamo subito a vedere che cosa è successo in questa ultima domenica di settembre con l'ausilio del nostro computer e naturalmente con Ileana. Eccolo qui, partiamo dalla schedina Totocalcio. Questa è la schedina: Atalanta-Torino 1-5, Bologna-Catania 4-0, Cagliari-Pescara 1-2, Lazio-Siena 2-1, Palermo-Chievo 4-1, Sampdoria-Napoli 0-1, Cremonese-Lumezzane 0-0, Trapani-Cuneo 3-0, Carrarese-Benevento 0-3, Portogruaro-San Marino 2-1, Reggiana-Como 0-1, Paganese-Gubbio 1-0, Viareggio-Latina 1-1, in posticipo Inter-Fiorentina. E questa è la classifica di Serie A: in testa Juventus e Napoli con 16 punti, segue la Lazio a quota 12, 10 per la Sampdoria, 9 per l'Inter, con 8 punti seguono Fiorentina, Torino, Genoa, Roma e Catania, 7 punti per Bologna, Milan e Pescara, 6 Parma e Udinese, 5 punti l'Atalanta, a quota 4 il Palermo, a quota 3 il Chievo, con 2 chiudono Siena e Cagliari. Risultati di Serie B: Cesena Varese in posticipo, così come in posticipo Cittadella Provercelli, Crotone Livorno 1-2, Empoli Brescia 1-1, Juve Stabia Padova 1-0, Lanciano Modena 1-1, Novara Ternana 1-2, Sassuolo Ascoli 1-0, Spezia Regina 1-0, Verona Bari 1-0, Vicenza Grosseto 2-1. Classifica di Serie B: in testa il Sassuolo con 18 punti, segue Livorno con 15, 12 per Varese Verona, Spezia 10, 8 Vicenza, 7 Modena e Ternana, 6 Provercelli, Cittadella e Brescia, con 5 punti Crotone e Juve Stabia, 4 per Cesena, Bari, Lanciano e Padova, 3 punti Novara e Ascoli, 2 Regina ed Empoli, chiude con 0 il Grosseto.
Risultati Lega Pro, seconda divisione, girone B, Borgo Bugiano, Aprilia 0-2, Campobasso, Pontedera 1-1, Fondi, Teramo 0-1, Gavorrano, Interreggio 0-0, L'Aquila, Arzanese 3-1, Martina Franca, Versa Normanna 2-0, Melfi, Chieti 1-0, Poggi, Bonzi, Vigor Lamezia 1-0, Salernitana, Foligno 2-0. Classifica per il girone B della seconda divisione, 14 punti aprono Aprile, Poggi Bonzi, 13 Pontedera, 12 Chieti e Martina Franca, 11 Teramo, segue con 9 punti il Gavorrano, con 8 L'Aquila e l'Arzanese, 5 Melfi, Aversa Normanna, Salernitana e Vigor Lamezia, con 3 punti Interreggio, Borgo Bugiano, Campobasso, Foligno, 2 punti, chiude il Fondi. Risultati serie di girone F, Ancona Termoli 4-3, Astrea Recanatese 2-1, Celano Civitanovese 0-0, Jesina Fidene 1-0, Maceratese Città di Marino 4-1, Olimpia Agnonese San Benedettese 1-1, Renato Curia Miternina 1-0, San Cesario Isernia 2-0, San Nicolò Vispesaro 0-2. Questa è la classifica per il girone F, 12 punti apre la Maceratese con 11 Ancona e Astrea, 10 per la Vispesaro, 9 punti c'è l'Olimpia Agnonese con 8 San Benedettese e San Cesario, 7 per la Jesina, 6 punti per Renato Curi e Recanatese, seguono con 5 Termoli, San Nicolò e Amiternina, 4 punti per il Fidene, 3 Celano, Civitanovese e Isernia, 1 punto chiude Città di Marino. Risultati del campionato di eccellenza, Atletico Sessano Cerrese 3-2, Boiano Campobasso 1919 1-0, Gambatesa Turris 2-1, Maronea Fornelli 1-4, Montenero Pozzilli 3-0, Montidaoni Rocca Ravendola 1-2, Vasto Girardi, Sesto Campano 4-3, Venafro Matesina 2-1. Vediamo la classifica del campionato di eccellenza, con 12 punti aprono Fornelli, Boiano e Vasto Girardi, 9 per Turris e Gambatesa con 6 punti, seguono Campobasso 1919, Sesto Campano, Matesina, Montidaoni, Atletico Sessano, a quota 3 Montenero, Rocca Ravindola, Pozzilli e Venafro con 0 punti, chiudono la classifica Cerrese e Maronea. Risultati del campionato di promozione, Vairano Roseto 5-1 in posticipo l'incontro tra Gasalericcia e Nuovo Vinchiaturo, Cliternina Roccasicura 1-1, Ermestoro Sant'Eliana 0-3, Montaquila Campo di Pietra 1-2, Real Rocca Vivara Biferno 2-1, Rinascita Bustese Castelmauro 2-1, Ripali Musagna Life 1-1. Vediamo anche la classifica del campionato di promozione, apre la Sant'Eliana con 9 punti, segue il Vairano con 8, 7 per Rinascita Bustese, Real Rocca Vivara, Roseto, Campo di Pietra e Biferno, 6 punti per Castelmaura, Life ed Ermestoro, 4 per il Rocca Sicura, con 3 punti seguono Nuovo Vinchiaturo Casalericcia e Montaquila, 2 punti per la Cliternina, un solo punto chiude il Ripali Mosani. Allora, volevo dire che due cose. La prima è che il Boiano, che vola in testa alla classifica insieme a due compagne di avventura per il momento sorprese di questo campionato, perché sia il Vasto Girardi che il Fornelli un po' meno, però il Vasto Girardi è un'autentica sorpresa di questa vetta della classifica. Per quel che riguarda invece la promozione, Casale Riccia è iniziata alle 17:30, quindi tra poco effettueremo anche un collegamento per vedere il risultato di questa partita. Intanto abbiamo in linea Domenico Giacomarro, allenatore del Termoli. Buonasera mister. Buonasera a voi. Allora, 2-0, poi avete perso 4-3, non è la prima volta che capita? Capita spesso, purtroppo non riusciamo a gestire nel migliore dei modi, non abbiamo quella... Ecco, allora, la linea è sicuramente caduta per quel che riguarda Giacomarro, proviamo a ricontattarlo, intanto presento gli ospiti che ci hanno raggiunto nel nostro studio di Campobasso. Li possiamo inquadrare, eccoli qui. Allora abbiamo Francesco De Bernardo, buonasera Francesco. Buonasera. Titolare della rappresentante della ditta Impianti Sport Giocagio, ha realizzato tanti impianti sintetici nella nostra regione, a Campobasso, è proprio in fase di ultimazione l'ultimo, vero Francesco? Poi tra poco vedremo anche le immagini. Sì, abbiamo una serie di impianti in corso e l'ultimo in ordine di tempo che si concluderà nell'arco di 10 giorni è quello di Ripali Mosani, che non verrà realizzato da noi direttamente ma con i nostri prodotti dell'azienda che noi rappresentiamo, con la Limonta. Benissimo, poi abbiamo Antonello Corradino che invecchiando tra virgolette, perché sei sempre giovane, stai addirittura migliorando. Oggi ti abbiamo invocato credo 8-9 volte dallo stadio in diretta durante a tutto campo, perché francamente servirebbe moltissimo al Campobasso un centrocampista come te. Comunque grazie per essere qui, dicevo stai migliorando perché segni ancora, voglio dire ancora, grazie no stai voi. Segnando, hai fatto sì, tre gol finora. Tre gol in 4 partite però, è merito sempre della squadra, è chiaro. Certo che è merito della squadra, però 3 gol in 4 partite, insomma tira lì, è media da cannoniere. E poi abbiamo un ragazzo che si chiama Angelo Alfonso, buonasera salve, Angelo. Salve, buonasera a tutti. Salve. Allora lui è praticamente giocatore del San Giovanni in Galdo, sì. Detto bene, ieri totalmente avete fatto 1-1. Sì. Tra l'altro Angelo poi è un lavoratore
è veramente accanito. Perché... Vorrei segnare come il compagno al fianco, però purtroppo... non riesce a fare il gol che fa Antonello Corradini. No. Va bene, abbiamo ripristinato il collegamento con Domenico Giacomarro. Mister, allora, stava dicendo... Stavo dicendo che già sia Iepi che questa domenica abbiamo fatto tre gol li abbiamo fatti qua ad Ancona, però purtroppo abbiamo raccolto solamente un punto. Oggi è una partita che siamo andati in vantaggio dopo 10 minuti, avevamo il doppio vantaggio, poi il rigore dubbio insomma già ha cambiato tutto il primo tempo, però a prescindere questo, a prescindere dalla differenza dei valori, perché è ancora veramente una squadra costruita per vincere, una squadra importante, una squadra sicuramente che hanno speso parecchi soldi per cercare di fare il salto di qualità, avevamo la partita in mano. Una squadra che vince 2-0 non può essere inerme oppure aspetta che ti possano fare male. Ecco, comunque insomma in difesa mi pare che insomma prendete gol con una certa facilità, questo credo che sia un dato di fatto inconfutabile. Sì, questo sì, però ci sono pure tre rigori, cioè, è normale che 4-3, cioè tre rigori contro, insomma non è il massimo, però ripeto, prescindere i gol che si sono presi, quello che ci è mancato è l'atteggiamento da grande squadra per cercare di portare a termine la gestione della palla. Eravamo timorosi, 2-0 è una squadra che vince ad Ancona, 2-0 non può essere timorosa, non può essere che non fanno tutto il compitino perché hanno paura o perché non ci sono le credenziali per fare ancora più male. Questo è andato di fatto che devo andare a migliorare, che durante la settimana si deve andare a lavorare su queste difficoltà, su queste pecche che ci abbiamo. Va bene, ringraziamo il tecnico del Termoli, Domenico Giacomarro. Termoli battuto dopo essere stato in vantaggio 2-0 nei primi 15 minuti di gioco, poi è stato battuto 4-3, risultato maturato anche grazie ai rigori, come ci diceva il mister. Naturalmente noi ringraziamo sempre gli allenatori che si prestano a questi collegamenti. Qui abbiamo la pagella. Sì, abbiamo la pagella, possiamo ricordare magari al pubblico anche quelli che sono stati i marcatori. Certo, come no. Certo. Per l'Ancona ha realizzato una tripletta, diciamo, Ruffini con due rigori e la rete di Olcese, mentre per il Termoli c'è stata l'autorete di Del Grosso all'ottavo minuto, Bartolini ha segnato al 17° e poi al secondo tempo ancora Bartolini che ha portato il risultato sul 4-3. Vediamo appunto la pagella del Termoli. La pagella, in collaborazione con Tecnolamp di Carmine D'Angelo, impianti elettrici, via Inghilterra 16 a Termoli, telefono 0875 70 25 25, la nostra professionalità per la tua sicurezza. Quinta giornata in Serie D, questa è la pagella della formazione adriatica. In Bimbo 7, Vitaritti 6, Giuliano 6,5, Falco 6, 5,5 per Cianni, 5,5 per Maglione, Di Mercurio 5,5, 6 per Caravaglio, 5,5 per Miani, 5,5 anche per Bonanno, Bartolini voto 7. Sono entrati D'Angelo voto 6, De Curtis senza voto, Panariello senza voto. La pagella, in collaborazione con Accademia Britannica, International House. Va bene, c'era una correzione, sì, devi rettificare. Rettifichiamo un voto per l'ultimo entrato Panariello, che era stato appunto visualizzato come senza voto, in realtà il voto è 6, piena sufficienza. Va bene, giusto anche dire questo. Allora, dicevamo con Francesco De Bernardo che l'ultimo campo in ordine di tempo è quello di Ripa Limosani. Noi abbiamo delle immagini, perché abbiamo fatto le immagini prima della stesura del manto erboso sintetico e poi naturalmente anche con l'erba sintetica. Cambia completamente, voglio dire, Francesco. Il colpo d'occhio, adesso dirò sempre le stesse cose, però passare da un campo, ecco, questo era durante la fase, diciamo, di realizzazione, il campo che tra l'altro è stato intitolato ad un ragazzo di Ripa Limosani, Vito Antonio, che morì in maniera veramente tragica in un incidente stradale. Commentale tu stesso questa immagine. Sì, diciamo che questa è la fase di realizzazione del sottofondo, cioè tutta la parte relativa alla preparazione del campo per la parte del drenaggio verticale e orizzontale, quindi una parte indispensabile per far sì che si possa utilizzare il campo in piena sicurezza e soprattutto con il drenaggio delle acque piovane.
Dopo questa fase che è obbligatoria, quindi è una fase molto molto importante, perché questo evita che i campi si possano poi allagare, che ci siano problemi in caso di nevicate, in caso di gelate, con un sottofondo realizzato secondo le disposizioni e le indicazioni della Lega, è evidente che poi tutto quanto il proseguo delle realizzazioni del campo e del suo utilizzo saranno ottimali. Ma dopo questa fase che è, potrà sembrare strano, ma è molto più importante poi della stesa dell'erba, perché facendo un paragone in termini di valori, il 60% va di importanza al sottofondo, il 40% alla stesa dell'erba, perché una stesa di erba artificiale può essere modificata, smontata, rimontata fino a ottimizzarla. Un sottofondo, una volta realizzato, è complicato. Ecco, questa è, come vedete, è la seconda fase, quella la stesa dell'erba artificiale, che comprende la stesa dei teli, il loro incollaggio, la realizzazione della segnaletica d'intarsio e l'intaso con sabbia e l'organico, con organico 100%, tutta fibra di cocco senza nessun tipo di gomma, plastico o quant'altro. Quindi diciamo che è una cosa veramente molto importante, poi per una realtà come Ripa, che diciamo che è Campobasso, di fatto è Campobasso, è un impianto che già stanno avendo numerosissime richieste per utilizzare quell'impianto, considerato che a Campobasso ne abbiamo solamente uno in piena funzionalità. Quindi di fatto è una gran cosa per le scuole calcio, insomma. E veramente realizzare un impianto del genere per l'amministrazione rappresenta una svolta, di fatto. Certamente. Antonello, prima e dopo. Sì, questi, soprattutto in Molise, secondo me sono una salvezza questi campi. Visto le condizioni avverse del tempo, è davvero bello, insomma, io lo dico da giocatore, è piacevole, insomma, giocare su questi campi. Sicuramente, bisognerebbe che ce ne fossero tanti, vero Angelo Alfonso? Sì, bisognerebbe ce ne vorrebbero tanti, però sono anche, ragazzi, degli impianti... Inquadriamo anche un po' i nostri ospiti, per cortesia. Sono sì. Anche degli impianti, penso, abbastanza costosi, quindi non tutte le amministrazioni riescono ad avere un impianto del genere, forse. Sì, però vedi Angelo, il problema è questo, che se tu ci metti, adesso io non so esattamente quanto costa, però credo che lo diano garantito, quanti anni? 10 minimo? Almeno 8, e poi con una buona manutenzione si arriva fino a 10. Noi abbiamo impianti realizzati nel 95 che stanno nel 2005, chiedo scusa, che stanno lavorando benissimo e verranno riomologati senza nessun problema. Quindi, insomma, praticamente minimo 8 anni di garanzia, più 2 se viene fatta una corretta manutenzione. Esatto. Significa che per non so, un comune magari quanto spende all'anno, però io ci metto anche selvapiana. Sì. Capito? Cioè, se ci metti l'acqua che spendi per innaffiare, per tracciarlo, perché qui non lo devi nemmeno tracciare. Esatto. Un campo così, te lo danno, te lo consegno. Addirittura San Siro stesso l'hanno fatto a Milano, l'hanno fatto, mi sembra, al 70%. Però quello è sempre un brevetto della Limonta, sì, Live, sì. Si chiama erba artificiale mista ad erba naturale. Insomma, è veramente un colpo d'occhio bellissimo. Poi, secondo me, la cosa più bella, sai qual è? È che se tu andavi prima al campo di Ripa, lo vedevi da sopra, vedevi questa, soprattutto quando pioveva, questa fanghiglia enorme. Adesso vedi questo colpo d'occhio verde, che secondo me è veramente un fatto spettacolare. Vedi la differenza. E qui, diciamo, già si stavano facendo i lavori, non era quello di prima. Andiamo un attimo da Pino Somma, che vedo inquadrato nella nostra redazione di Termoli. Buonasera Pino. Buonasera direttore, buonasera anche ai nostri telespettatori. Di rientro dalla trasferta di Montenero, abbiamo seguito la prima affermazione stagionale del Montenero, che si è imposto per 3-0 contro il Pozzini. Montenero che porta a casa la prima vittoria stagionale, i primi 3 punti, e lascia l'ultimo posto in classifica e azzera anche i punti in graduatoria. Più tardi il servizio, ne parleremo tra l'altro anche in diretta con il trainer della formazione del Montenero, Nicola Lalopizzi, che fra qualche minuto ci raggiungerà nei nostri studi. Prima di ricevere la linea a Campobasso, volevo porgere le condoglianze a nome della redazione termolese alla famiglia Lemma di Larino per la scomparsa del caro Michele e il nonno del giocatore Michele Lemma, tra l'altro ex giocatore del Larino, del Termoli e del Petacciato. Ci stringiamo alla famiglia Lemma con le più sentite condoglianze.
Va bene, naturalmente non è soltanto la redazione di Termoli, ma tutta la redazione sportiva di Telemolise che partecipa a questa brutta notizia. Quindi diamo la nostra solidarietà in generale alla famiglia Lemma. Allora, poi ci ha raggiunto anche Gianni Bruno. Buonasera Gianni. Per il momento buonasera. Sentiamo soltanto... Buonasera a tutti. Siamo pronti da qui a qualche minuto a commentare il secondo 1-1 consecutivo in casa del Campobasso. Sì, appena sarà pronto il servizio. Intanto abbiamo un anticipo, il big match, la squadra del tuo paese. Qui c'è anche, credo, sei il capitano, Antonello, no? Massimiliano. Per Massimiano. Da 9 anni in biancorosso. Ha vestito per 9 anni la casa campana. Liliana qui è veramente super informata. È di più, è oltre. Oltre che tifosa. Vediamo il servizio. Sì, vediamo naturalmente questa vittoria appunto del Boiano sul Campobasso 1919 nel servizio realizzato appunto da Silvano Ciccarella. Nel big match della quarta giornata del campionato di eccellenza anticipato al sabato, il Boiano batte il Campobasso 1919 per 1-0. La partita più importante della giornata, dicevamo, è stata vinta con merito dai bifernini, anche se il Campobasso 19-19 ha disputato la sua onesta partita. Ma veniamo alla cronaca. Al dodicesimo Curto batte un calcio d'angolo per Bernardi che di testa manda alto. Al quindicesimo Mastro Pietro dalla distanza manda ancora alto. Al diciottesimo colpo di testa di Buonanno para Mainardi. Al diciannovesimo Esposito molto bravo a recuperare un errore di Corradino, un passaggio sbagliato all'indietro, poi manda il pallone a sfiorare il palo con un preciso rasoterra, fallendo clamorosamente il gol. Al ventitreesimo ancora Esposito pericoloso che trova Mainardi pronto alla respinta. Al ventiquattresimo Bernardi dà al centro per Corradino che deve solo mettere in rete un preciso tocco. Completa così il lavoro iniziato da Bernardi che già aveva indirizzato il pallone in rete. Boiano bravo e cinico nella circostanza, bravo ad approfittare dell'errore difensivo degli avversari e certamente a portarsi in vantaggio proprio nel momento migliore del Campobasso 19-19. Al ventottesimo ancora una buona occasione per i padroni di casa e Iabone a dare al centro per Bernardi che di testa manda fuori. Al ventinovesimo resta a terra Bernardi colpito da Iapalucci che viene ammonito. Per fortuna del Boiano Bernardi recupera. Al 35esimo calcio di punizione battuto da Iaboni con Sabatino che di testa da buona posizione manda fuori. Nel secondo tempo al quarto Esposito da calcio di punizione para Mainardi. Al decimo minuto è proprio Curto con una forte conclusione ad impegnare Aceto che respinge. Forte il sinistro di Curto. Al ventunesimo da calcio di punizione dal limite Esposito manda alto. Al ventiduesimo Crisci dalla distanza manda di poco fuori. Nel finale di gara affiora molto la stanchezza per i 22 giocatori in campo in una giornata molto calda qui al Colalillo. La stanchezza si fa sentire. Al ventinovesimo esce Mastro Pietro, centrocampista. Al suo posto Vallefuoco, che è un difensore. Per gli ospiti subito pronto la contromossa con Palumbo che esce al suo posto e entra Del Zingaro. Al 46esimo esce per infortunio il bravo Curto, al suo posto entra il giovane boianese Prioriello. Al 49esimo altra sostituzione, Bernardi che esce tra gli applausi, al suo posto entra Sebastiano Sabatino. Dicevamo una buona gara tra due buone squadre, il Boiano è già più in palla, il Campobasso 19-19 è ancora in fase di costruzione. Va bene, allora queste le immagini di questa partita, Boiano che vola a punteggio pieno, mentre il Campobasso 1919 è praticamente dopo quattro giornate, quante giornate Antonello? Quattro sono state disputate, quattro giornate, sei punti di distanza, insomma è un po' quello che dicevo, l'ho detto già dal primo momento, non è squadra sicuramente che può competere almeno con il Boiano, con le altre che stanno veleggiando in testa alla classifica. Ci fermiamo, Leano? Concediamo pochissimo tempo per la pubblicità, restate naturalmente con noi qui in diretta con gli studi di Domenica Sport.
Torniamo rigorosamente in diretta. Allora, è una puntata molto molto perché abbiamo tanti servizi, quindi abbiamo degli ospiti, quindi faremo parlare tutti, però chiaramente in maniera molto molto anche sintetica. Allora, saluto e ringrazio nel nostro studio di Isernia Maria Antonietta Tortola, che vedo in compagnia di Luciano Lubrano. Buonasera a entrambi. Buonasera direttore, di ritorno da Agnone, dove è stato conquistato il pareggio con la San Benedettese, e in compagnia di Luciano Lubrano, che ci racconterà alcune novità per quanto riguarda l'associazione degli allenatori. Sì, buonasera. Va bene, buonasera a Luciano Lubrano. Maria Antonietta, la solita preghiera, il servizio dell'Agnone, avvisaci appena è pronto, perché così avrete tempo di montare anche quello relativo alla partita d'eccellenza tra Sessano e Cerrese. Ci ha raggiunto in studio, saluto e ringrazio il direttore sportivo del Campobasso, Gianfranco Molteneddu. Buonasera Gianfranco. Buonasera a tutti, buonasera, grazie. Allora, tra poco sarà pronto il servizio, noi abbiamo già detto delle cose, mi fa molto piacere che sei venuto, perché così, insomma, botta e risposta, perché ho detto una trasmissione in cui veramente ci sono tanti servizi, però potremo sentire anche il tuo parere. Allora, intanto Antonello, vittoria importante, no? Ah, sicuramente, anche perché ottenuta contro una delle squadre, diciamo, che dovrebbe puntare a vincere il campionato. Insomma, noi abbiamo ottenuto due vittorie con Sesto Campano e 19-19, che comunque sono state molto importanti. Sappiamo della forza degli avversari, ci siamo riusciti a fatica, soprattutto ieri abbiamo un po' faticato, soprattutto nel secondo tempo, però diciamo che i campionati si vincono anche così, magari con vittorie risicate, insomma, però credo che sulla vittoria nessuno può dire niente. Insomma. Sicuramente no. Qui abbiamo le pagelle, vero Ileana? Sì, a proposito di questo incontro della vittoria del Boiano, vediamo appunto il giudizio dato alla formazione del Boiano e poi anche quello per il Campobasso 1919. Le pagelle. La Pagella, in collaborazione con Immobiliare Sannio. Acquisti, vendite, locazioni, stime, consulenza mutui e immobiliare. A Boiano, in Piazza della Vittoria. Quarta di campionato, questo è il giudizio per la formazione biancorossa. Mainardi 6,5, Berardini 6,5, Ferrante 6, Corradino 7, Sabatino 6, Pignataro 6,5, Curto 7, Bernardi 7,5, Mastropietro 6,5, Iaboni 6,5, Tassillo 6, sono entrati Vallefuoco voto 6, Prioriello senza voto, Sabatino Sebastiano senza voto. Andiamo a vedere l'altra. Sì, abbiamo anche appunto, come dicevo, la pagella del Campobasso 1919, vediamo. La Pagella, in collaborazione con Fossa Lovara, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, rubinetterie, sanitari, ceramiche, condizionamento e riscaldamento. Questa dunque la pagella del Campobasso 1919, Aceto 6, Rauso 5,5, Campanozzi 5,5, Crisci 5, 6 per Cinquino, 5 per Nunziato, Palumbo 6, Di Claudio 5, Buonanno 6, Esposito 6, Apalucci 5,5, entrato del Zingaro senza voto. Queste le votazioni di Boiano Campobasso 1919. Abbiamo in linea l'allenatore dell'Isernia, Francesco Farina. Buonasera Francesco. Buonasera direttore. Buonasera Francesco. Allora, come è andata? Perché avete tenuto fino a un certo punto, poi da quello che abbiamo seguito in diretta, che cosa è successo? No, praticamente abbiamo fatto un primo tempo sottotono, cioè loro sono venuti avanti due volte, nelle uniche due occasioni hanno fatto le due reti. Poi alla fine del secondo tempo, con l'ingresso di Artiago, siamo andati molto molto meglio. Abbiamo avuto 5-6 situazioni al gol, loro non sono mai venuti, però purtroppo non siamo riusciti a fare gol. E quindi insomma un po' questo è stato il succo della partita. Isernia che deve cercare assolutamente l'appuntamento con la vittoria. Io ti conosco bene, so che ne ho parlato anche con alcuni amici di Isernia, so che tu alla fine la squadra la metti a posto, la fai girare, però insomma è un po' un momento no, non so se sei d'accordo. No, diciamo che stiamo perdendo un sacco di tempo per trovare soprattutto la quadratura con gli juniores e in qualche ruolo, però oggi per esempio la squadra ha un grandissimo secondo tempo, quindi devo essere sincero, è mancato solo il gol.
però adesso c'è bisogno di lavorare con umiltà, parlare poco e domenica non mancare l'appuntamento con la vittoria, perché la vittoria di domenica abbiamo uno scontro diretto contro la Curiangolana, potrebbe farci risalire tante posizioni in classifica e poi la dobbiamo trovare, perché è troppo tempo senza vincere, quindi c'è bisogno un po' da parte di tutti quanti di metterci il massimo. Va bene, grazie a Francesco Farina. Isen, che ribadiamo, ha perso 2-0 a San Cesario contro la formazione laziale. Abbiamo la pagella, Eleana. Abbiamo la pagella, prima appunto anche in questo caso possiamo ricordare i marcatori per quanto riguarda il San Cesario, certo, Delgado sì. E Del Vecchio al 18esimo e al 40esimo rispettivamente. Vediamo la pagella per quanto riguarda la Molisana Isernia Football Club, vediamo. La pagella, in collaborazione con... CMTI, climatizzazione, riscaldamento, ricambi idrici e sanitari, stufe, caldaie, camini, pannelli solari. Nuova sede ad Isernia in località Le Piane. Questa dunque la pagella dell'Isernia Football Club. Buc 5,5, Ricci 5,5, Nicolai 5, Velardi 6, Varchetta 6, Ruggeri 6,5, Palumbo 5, Di Giambattista 4,5, Panico 5, Vinci Guerra 6, Galuppi 4. Sono entrati Artiaco 7, Fucci senza voto, Lunardo senza voto. Allora, questa la pagella dell'Isernia per quel che riguarda appunto il campionato di Serie D. Tra poco vedremo l'1-1 che è maturato tra Olimpia Agnonese e San Benedettese. Qui abbiamo un episodio molto particolare rispetto sì. alla partita del Boiano. Non ci sono rigori chiesti. No, non ci sono rigori chiesti, però è un episodio veramente particolare, sì. però che la dice lunga sulla difesa del Campobasso 1919. Sì, sulla tenuta difensiva del Campobasso 1919, perché proprio in occasione del gol del vantaggio del Boiano, vedete questo bel lancio, da parte di un centrocampista del Boiano, viene praticamente intercettato di testa da Nunziato, che è uno dei due centrali difensivi del 19, ripreso da Bernardi per il gol di Antonello Corradino. Dunque questo è proprio emblematico, nel senso che c'è stato un disimpegno. Ma vai un attimo dietro, perché qua quello che dobbiamo far vedere alla fine è stato il disimpegno. Angelo Alfonso, cioè il difensore invece di respingere di petto è andato, serve il giocatore avversario. Vai un attimo avanti, questo poi è molto simile, è capitato anche alla partita del Campobasso, poi tra poco lo vedremo appena è pronto il servizio. Però vedi, il difensore centrale Nunziato invece di respingere serve Bernardi, il giocatore peggiore che poteva prendere, il giocatore poi peggiore che poteva servire, perché 8 campionati di Serie B, già giocato col Torino, l'ha messo in mezzo e abbiamo qui questo vecchietto terribile che è Antonello Corradino, che ha segnato il terzo gol. Sono errori, Antonello, che vabbè, voi ne avete approfittato, però non andrebbero fatti, dai. È chiaro, insomma, ma tu ci giochi di fronte al pallone, non puoi. Sì, 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 andava diciamo respinto almeno lateralmente, però è stato pure sfigato, perché comunque, ripeto, il pallone è andato su Alberto, che con un giochetto da ragazzo, insomma, ha saltato anche l'altro difensore e poi mi ha fatto un assist veramente solo da spingere in rete. Ringrazio Alberto comunque, perché diciamo che è un giocatore sprecato anche in Serie D. Sicuramente. Angelo, ti avevo chiamato prima in causa, eh? Io passo la palla, perché io le faccio spesso questi errori. Però in questo vabbè, caso ma tu giochi anche in prima categoria e in voglio dire lavori, no? Sì, sì. Però in questo caso poteva spizzarla di testa il difensore. Vabbè, sono cose che capitano comunque. No, ma tu ci giochi di fronte. Quando giochi di fronte al pallone, per me un difensore centrale che gioca di fronte al pallone, io adesso non c'ho modo di far rivedere il gol che ha preso, per esempio, il Campobasso, ma ce lo ricordiamo tutti quanti, domenica scorsa, il secondo gol è allucinante, perché arriva un traversone centrale, qui c'è Gianfranco Multineddo, lo posso chiedere direttamente a lui, ha colpito De Souza senza saltare con i difensori, tra due difensori del Campobasso. Voglio dire, quando capitano queste cose, Multineddo, c'è qualcosa che non va, oppure diciamo cose dell'altro mondo qui? Disattenzioni che non dovrebbero accadere, soprattutto una partita di Serie C, maggiormente una partita di Serie C, quindi purtroppo accadono e lavoriamo anche per questo, per migliorare anche quei reparti.
Va bene, ancora non è pronto il servizio del Campobasso, quindi andiamo avanti, vediamo un altro anticipo del campionato d'eccellenza. Ileana. Sì, ancora un altro anticipo, è quello appunto tra il Venafro e la Matesina, che si è concluso a favore del Venafro per 2-1. Per noi c'era Rosanna Esposito, vediamo. Nell'anticipo del massimo torneo regionale va in scena al Marchese del Prete l'incontro tra Virtus Matesina e Venafro. Quelle che si scontrano sono due squadre ricche di giovani. Tuttavia il gioco si fa lungo attendere, la prima azione la registriamo al 21esimo ed è già quella del gol del vantaggio del Venafro. Capaldi buca la difesa, ma il portiere respinge, a questo punto ci pensa Agbonifo ad insaccare. Al 29esimo ecco che si vede la Matesina con Di Sorbo, ma il tiro è alto. Al 33esimo avanti il Venafro con Agbonifo che trova la respinta del portiere e Riccitiello da buona posizione manda alle ortiche una buona occasione. Al 39esimo tentativo pericoloso della Sant'Angiolese con questa deviazione di testa di Iameo e palla di poco fuori. Sul vantaggio di casa si guadagnano gli spogliatoi e con le immagini di Danilo Scalinci siamo alla ripresa. La Sant'Angiolese intensifica il gioco, al 9° minuto Landino finalizza un cross ed insacca la sfera, ma il gol è annullato per fuorigioco dal signor Monaco di Termoli. Arriviamo al 20esimo e questa volta il gol del pareggio arriva davvero ed è proprio Landino a realizzarlo con una diagonale che spiazza Izzo. Alla mezz'ora assistiamo a un brutto scontro di gioco tra Corsetti e Landino, ad avere la peggio è l'11 ospite che a causa di un colpo alla testa resta a terra. Riceve i primi soccorsi fino all'arrivo dell'ambulanza che porta via il ragazzo. Al 45esimo si riprende a giocare e al 55esimo arriva il gol del raddoppio del Venafro con Vallone, che con questo pallonetto mette la firma sulla vittoria dei bianconeri tra le vivaci proteste degli ospiti che inveiscono contro il guardalinea invocando il fuorigioco. Al 63esimo si chiudono le ostilità con il Venafro che così porta a casa i primi 3 punti stagionali. Allora, questa è la partita del Venafro, andiamo con ordine, qui abbiamo prima la pagella. Sì, abbiamo proprio la pagella del Venafro, quindi chiediamo alla regia di mandarla in onda, vediamo. La pagella, in collaborazione con Scuola Calcio US Venafro. Partecipazione a tutti i campionati giovanili. Per informazioni, telefono 340 55 65 649. Questa è la pagella del Venafro. Izzo 6, Corsetti 6, Perretta 6, 6 e mezzo per Sacco, 6 e mezzo anche per Russo, Ricamato 6, Agbonifo 6 e mezzo, Cardines 6 e mezzo, 5 e mezzo per Riccitiello, 6 per Vallone, 6 e mezzo per Capaldi. Entrato Wade, voto 6. Allora, abbiamo visto anche la pagella del Venafro. Qui c'è un episodio che poi chiederò a tutti, quindi un attimo di attenzione, perché hanno reclamato per un fuorigioco. Lo vogliamo vedere, Gianni? Allora, sì, l'episodio che poi ha deciso il risultato di questa partita, c'è un difensore del Venafro che proprio alla fine alza a campanile questo pallone e c'è la palla che perviene all'attaccante del Venafro, il quale poi si esibisce in questo bel pallonetto con il sinistro che vale il 2-1. Le proteste da parte della Matesina sono state proprio circa una posizione di fuorigioco proprio dell'attaccante del Venafro. Chiaramente bisognerebbe per una valutazione attenta. No, lo devi individuare appena si apre il campo. Qual è quello che poi va a segnare? Questo è il punto. Eccolo. Vedi? Qui. È quello lì. Quello dietro però. Allora, questa è la situazione. Questo è quello che si vede, non abbiamo 18 telecamere come Sky. Allora, chiediamo a Francesco De Bernardo, per te è fuori gioco questo? Ma non dovrebbe essere perché arriva da dietro, magari se l'avessero preso i due giocatori in avanti, però arriva da dietro rispetto all'ultimo difensore. Questo è quello che riesco a vedere, però francamente... Antonello Corradino. Molto difficile dirlo, però mi sembra che sia in gioco. C'è un giocatore del Venafro in fuorigioco passivo. Quello che rientrava, sì. Però credo che sia il terzino destro che tiene in gioco l'attaccante del Venafro. Tra l'altro il marcatore Gianni Vallone, no? Vallone, sì. Vallone. Angelo Alfonso? Sì, nonostante il fuorigioco passivo del terzino, secondo me il gol è regolare. Regolare. Gianfranco Montinelli. No, c'è un evidente... Scusate la voce. C'è un'evidente posizione del terzino sinistro, centro-sinistra bianco praticamente, vedo lì che mantiene in gioco tutti diciamo, sì. Tranne quello che rientrava. Va bene, andiamo a Isernia dove insieme a Luciano Lubrano c'è Mattia Pellegrino, difensore dell'Olimpia Agnonese. Luciano, fuori gioco o no?
No, non è fuorigioco, è molto più difficile stabilire chi era pallone, perché è così piccolo che difficilmente si inquadra subito. Comunque è stato bravissimo come sempre, non è fuorigioco. Mattia? No, nemmeno secondo me, perché lì c'è il terzino destro che lo tiene in gioco e quindi è un gol regolare. Va bene, andiamo a Termoli. Pino Somma, per te è fuorigioco o no? No, no, non è fuorigioco, gol regolarissimo. Va bene, tutti d'accordo. Capita quasi mai qua che abbiamo l'unanimità. Francesco, che ridi, non capita quasi mai. Perché quando tu credi che magari ce ne stanno cinque che hanno detto non è fuorigioco, arrivi il sesto e dici no, secondo me è fuorigioco. Va bene, meglio così. Quando c'è l'unanimità, anzi, come diceva un amico mio, l'unanimità. Vabbè, in dialetto, quando c'è l'unanimità è sempre meglio. Ileana, che faccio? Ci fermiamo un paio di minuti. Sì, ci concediamo ancora una breve pausa. Restate con noi perché c'è ancora tanto da vedere e poi ci fate compagnia appunto in Domenica Sport. Restate qui collegati con Telemolise. Sempre in diretta qui dagli studi di Telemolise, collegati in diretta con le sedi di Termoli e di Isernia per questa puntata numero 916 di Domenica Sport. Allora, mi dicono che è pronto il servizio sul campo basso. Andiamo a vedere. 1-1 a Selvapiana. Vediamo il servizio. Non basta il gol fortunoso ma pesante di Conate per tornare alla vittoria, un'amnesia difensiva, neanche a dirlo, costa due punti al Campobasso. Il Pontedera ringrazia e porta a casa Lupo in debito di punti. Dopo un primo tempo a corrente alternata, la ripresa dice solo Campobasso. Spettatori al ribasso, circa 400 le unità presenti a Selvapiana. In bimbo conferma le tre punte e rinuncia per forza di cosa a Yander, squalificato Colantoni, infortunato di libero, non ci sono, classe 92. Il tecnico rossoblu schiera solo senior, esaurendo uno dei tre bonus disponibili. Il portiere in seconda è Giuliano, fermo da quasi un anno. Il Pontedera, cliente complesso, può vantare il bomber Grassi che all'ottavo non colpisce bene dopo questo cross di Arrighini. Non è male l'esordio del Campobasso, più corto e compatto. Il Pontedera in fase di non possesso gioca a 5 in difesa. Al 20° Forgione esita troppo prima di crossare con tanto di ribattuta di Caponi in area. Al 25° Carfora trova da fermo la testa di Regoli, prende a terra Catenari, una palla pericolosa. Al 40° stavano per combinarla grossa Catenari e Boi, con Grassi che sopraggiunge minaccioso. Alla fine il portiere rinvia alla meno peggio. Qualche secondo più tardi il mancino sempre di Grassi termina a lato. Al 41° Carfora smista un pallone che passa in testa a tutti i difensori rossoblu per finire sui piedi di Regoli, ritenuto in posizione di fuorigioco. Protestano tutti i giocatori toscani per tale segnalazione. Allo scadere penetrazione di Arrighini, passaggio riuscito per Grassi.
Rossi, abile a girarsi, ma la porta dista qualche metro dal suo tiro. Il Campobasso scema alla distanza, il Pontedera fa una gara accademica, in archivio un primo tempo non brillante e tutt'altro che avvincente. Pioggia battente nella ripresa, dopo un minuto punizione interessante di Carfora, valida la risposta di Cattenari che devia in angolo. Qualche secondo più tardi Forgione piomba su Caponi, ma Di Roberto fa finta di non sentire le richieste ospiti. Al terzo c'è pure il Campobasso, ma Morante manda alle stelle un pallone che gli proviene da Sciarra. Il campo scivoloso diventa elemento condizionante per le manovre delle due squadre, si assiste a una partita anche spezzettata. Al sedicesimo lotta Conate per offrire questo pallone a Sciarra, fermato in dubbio fuorigioco. Più volitivo e arrabbiato il Campobasso della ripresa. I pericoli però rimangono difficili da creare. Poco da parte ospite, al 25esimo innocuo il colpo di testa di Esposito bloccato da Cattenari. Bisogna provarci, Conate lo pensa e lo fa al 28esimo quando il Colored scaglia un tiro sporcato. Leone sulla traiettoria ma commette una mezza incertezza e pallone in rete. Il Campobasso deve preservare il prezioso gol. Indiani mischia le carte inserendo Fedi per Vettori. In bimbo estromette un ottimo Forgione per Curcio. Al 41esimo in area gira Arrighini con palla a lato. Si disperano i toscani. Il Campobasso culla il sogno dei tre punti, frustrato a due minuti dalla fine da questo diagonale di Arrighini che si libera di Modica in palese imbarazzo prima di realizzare il pari. Insperato il pareggio toscano, ora può succedere di tutto. Tre minuti di recupero, al primo dei quali Rice raccoglie un pallone concluso poi fuori di poco dal centrocampista rossoblu. Al 48esimo esatto il Pontedera con Grassi offre al solitario Fedi, interrotto dal triplice fischio dell'ineccepibile Di Roberto di Nocera. La gara finisce, gli ospiti protestano per l'azione troncata. Sul più bello, il Campobasso deve accontentarsi di un punto che fa poca classifica ma offre fiducia. Prima del doppio turno esterno di campionato c'è mercoledì a Selvapiana il Sorrento per la Coppa Italia. Allora, queste le immagini, direttore Multineddo. Allora, la prima cosa che francamente mi risulta un po' strana è questa mancanza di ragazzi, perché ci vogliono tre minimo 92 in campo, no? Non è obbligatorio, non è obbligatorio, no. Non è che uno deve giocare per forza con gli under. No, se vuole fare il minutaggio sì. Sì, d'accordo, però dato che ci sono tre jolly che possiamo giocarci tutte le squadre praticamente, e noi abbiamo ritenuto farlo in questa settimana perché avevamo avuto degli infortuni da parte di alcuni giocatori strategicamente portati più a giocare sugli esterni, vedi Di Libero, vedi anche, diciamo, una condizione non ottimale di Esposito che ieri abbiamo cercato di far giocare nella Berretti proprio per fargli prendere un pochettino quelle che sono, per fargli mettere un pochettino i piedi in terra. Per il resto ce l'abbiamo questa possibilità e l'abbiamo giocata magari pensando pure di poter fare una prestazione, diciamo, positiva per rilanciarci. Sì, allora io il regolamento lo so, non è che non, no, che non lo so, ho voluto solamente... lo so che ci stanno tre bonus, cioè voi potete... Sono sei bonus, voi tre alla fine, tre alla fine che sono, diciamo, per sì, tutti. Sì, voi potete farle anche le prossime quattro partite, perché no, a me francamente non è che mi interessa se giocate con i fuoricode o no, la scelta di attivare il minutaggio è una scelta del presidente Capone, non è certo la mia, perché la Salernitana infatti ha rinunciato al minutaggio. Io quello che trovo veramente strano e francamente grottesco è che praticamente, se leggo la lista, anche oggi trovo per esempio il portiere del 90, Modica del 91, Boi del 91, Conate del 90, poi c'è Sciarra 91. Questi sono tutti anni, voglio dire, che contribuiscono al minutaggio se in campo ci sono sì, minimo 3,92, no? Sì. Okay. Quello che trovo strano è che infortunato Di Libero, squalificato Colantoni, già in questo momento, fermo restando le scelte che volete fare, perché ripeto non sono cose in cui io devo entrare, però insomma io credo che ci volevano almeno 5 o 6 ragazzi del 92 in poi che potessero, perché 3 in campo, 3 in panchina ci vogliono necessariamente, perché se si infortuna uno, ecco, quindi questo mi pare strano, l'ho rilevato, lo dico. Non e è, lei non può è, rispondere è quello che vuole, perché direttore, non è strano, è normale, a volte praticamente sono delle gare dove tu vuoi mettere in campo magari più nervo, più giocatori di esperienza per poter cercare di, in un momento di difficoltà, perché le difficoltà non neghiamo, ci sono, è giusto pure che in queste situazioni qua magari ci andiamo a giocare la partita con ragazzi più esperti. Va bene, dire. vi è andata male alla fine, perché insomma c'è non avete male, vinto. Ci è andata male perché poi alla fine, come dicevo prima,
L'attenzione di un calciatore deve essere fino a quando rientra negli spogliatoi, purtroppo è mancata quell'attenzione. Se poi andiamo a considerare che il Pontedera nelle ultime due partite, questa di oggi e la settimana scorsa, ha fatto gol al 93esimo, quindi probabilmente è una squadra che fino alla fine magari ecco, lavorano più per questo tipo di atteggiamento. Va bene, io un'altra cosa che volevo dire, perché questa era la prima, e vabbè, l'abbiamo chiarita. Poi questa è un'altra cosa che devo dire assolutamente, perché l'abbiamo in diretta, l'abbiamo detto in diretta anche oggi pomeriggio dallo stadio. Noi ci mettiamo la faccia, quindi quello che diciamo, certo, ne rispondiamo in prima persona. È un'altra considerazione, pur voglio dire, dicendo in via pregiudiziale, che non tutti i giocatori che voglio dire che fanno parte dell'organico del Campobasso li ha portati lei, perché insomma qualcuno lo ha trovato che era stato riscattato, qualcun altro se l'è trovato per altri motivi. Adesso qui non sto ad approfondire, però insomma mi sembra chiaro che questa è una squadra che ha bisogno, come minimo, secondo me. Poi lei mi dice quello che vuole, di un difensore centrale bravo, perché questi, adesso le farò vedere il touchscreen, anche oggi, voglio dire, per me i difensori centrali oggi hanno giocato molto molto male, compreso Candrina che è stato impiegato a sinistra. E poi adesso le faccio vedere un episodio. Primo. Secondo, un centrocampista che possa cambiare passo. Oggi, chiaramente a livello provocatorio, perché Antonello Corradino ormai vive a Campobasso, io ho detto in diretta più volte che rimpiango lui, che attualmente giochi in eccellenza, naturalmente è una provocazione, però le garantisco che quello che può dare ancora oggi Antonello Corradino probabilmente i centrocampisti del Campobasso non danno. Poi oggi ho visto addirittura, pensavo di aver visto tutto nella mia vita, però ho visto addirittura posizioni invertite, questo dipende dall'allenatore, è chiaro che non è una critica a lei, io queste cose le dico anche per, voglio dire, per far chiarire a lei le sue posizioni, però Rice è diventato l'ispiratore della manovra di centrocampo, quando ha due piedi che sono tagliati con l'accetta, voglio dire, e Dall'Occo, che fino a domenica scorsa aveva fatto il punto di riferimento, ha giocato a sinistra, però questo lo contesterò all'allenatore. Ora, su queste due cose, su questi due aspetti, su queste due carenze dell'organico, lei che cosa mi dice? Non sono d'accordo sul fatto che Rice oggi abbia giocato da centrocampista centrale, diciamo da metodista, ha giocato da interditore e se vogliamo l'ha fatto anche, secondo il mio parere, molto bene. Tra l'altro credo che sia stato, se non il migliore, però probabilmente uno dei migliori giocatori in campo, ma delle due squadre. E per quanto riguarda il centrocampo che abbiamo, io dico sì, Ogni squadra potrebbe trovare degli accorgimenti e su questo ci stiamo lavorando, ma direttore non è sempre facile come magari si può fare da fuori, no? Perché uno parla da fuori e dice quello che praticamente pensa, no? Però poi il calcio mi ha abituato a delle situazioni dove anche pur facendo delle squadre diciamo di categoria, a volte i giocatori rendono meglio rispetto a un altro anno. Va bene, poi ognuno, chiaramente la discussione è bella perché ci si migliora, proprio perché ci si confronta, io resto della mia idea, quindi francamente resto della mia idea. Allora, vogliamo vedere questo episodio? Sì, abbiamo selezionato il gol del pareggio del Pontedera, due minuti dalla fine c'è questo lancio dalle retrovie, dalla difesa del Pontedera, qui praticamente il difetto è anche nella mancanza del colpo di testa, o per meglio dire dell'anticipo dell'attaccante del Pontedera, se non erro, su Minadeo. Poi arriva la palla proprio al numero 9, che è Arrighini, il quale ha un metro di vantaggio su Modica e riesce con una finta a liberarsi del difensore del Campobasso. In questo caso sicuramente possiamo eccepire alla difesa un posizionamento a livello tattico errato. No, ma vai un po' sull'immagine precedente, perché adesso li contiamo, fermo qua. Allora ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a destra difensori del Campobasso, perché vedi sono due davanti a quello con la maglia bianca, due dietro su quello, bravo, che salta. Poi ce ne sta uno a destra e uno che è Modica centrale più il portiere, cioè difendono in otto e questi fanno il comodo loro, perché spizza la palla il giocatore che credo dovrebbe che era Fedi, sì, che era entrato, quest'altro la prende, la mette giù, hop, tunnel a Modica e gol. Francamente io non lo so
se dico delle cose. A parte che anche il campo basso aveva segnato per una papera del portiere avversario, per carità. Però, voglio dire, sta non in vantaggio. Non sono d'accordo neanche in questo, direttore. Perché Konate già aveva provato anche prima, praticamente, su un tiro dalla distanza. Vabbè, comunque era in vantaggio. Per me Konate, guarda, adesso mettiamo la pagella. Io l'ho premiato, Konate. Sì, no, quindi... al di là del premio, del voto però che voi mettete, 8, io... Però qua difendono in 8 e prendiamo questi gol. Secondo me questo è un gol che, francamente, in seconda categoria è difficile che si incassa. Cioè, io lo chiedo anche... perché è bello, perché poi dopo la ringrazio pure che è stato qui, però Francesco De Bernardo, insomma, difendono in 8, che te sembra? Io non sono un tecnico, mi piace tantissimo il calcio, non sono un tecnico, c'è una situazione molto particolare, soprattutto a 2 minuti dalla fine, forse, come giustamente diceva prima il direttore tecnico, ecco, ci vuole attenzione probabilmente fino all'ultimo secondo, quello forse è stato il problema, un attimo di disattenzione generale. Questo sicuro. Evidentemente. Allora, la mia domanda è questa, Antonello, perché tu sei un tecnico, è solo disattenzione o è anche, insomma, che effettivamente, sai, come quando venivano i genitori, ma andavano i genitori a parlare con le maestre, con le professoresse a scuola, dice, guardi, suo figlio può dare questo, cioè, non lo so. È chiaro che quando una squadra fa gol, quasi sicuramente l'altra ha commesso degli errori. Qui forse c'è stato un errore nello scalare, perché sono andati in due a saltare e forse il terzino sinistro avrebbe potuto stringere un pochettino prima. Però comunque, nonostante ciò, c'era stato anche il rimedio, insomma, da parte dell'altro centrale. Poi mi sembra che c'è stata una specie di rimpallo che ha favorito l'attaccante. Tutto qui. Angelo Alfonso? Io spezzo una lancia a favore di Modica. Secondo me, come diceva il collega a fianco, l'errore sta a monte, quindi sui due che vanno a saltare. Modica è stato un po' ingannato dal movimento dell'attaccante, perché lui pensava che calciava subito e ha fatto il passo a sinistra, mentre poi lui ha fatto il passo a destra e lui poi è andato a sinistra. Secondo me questo potrebbe... Vabbè, comunque insomma, vediamo i nostri amici a Disernia, Luciano Lubrano e Mattia Pellegrino. Secondo me c'è stata una errata interpretazione della traiettoria del pallone e soprattutto c'è stata un errore di posizione, perché non si può andare a saltare un pallone frontale due persone contemporaneamente e poi questo pallone viene scavalcato, quindi c'è stato questo duplice errore che può succedere, per l'amore di Dio, però può succedere magari se lo commette un under del 92, come hai detto tu. Va bene, Mattia? Sì, io sono d'accordo con il mister Lubrano. C'è una posizione errata della difesa che ha scaturito il gol. Va bene, Pino Somma, sei d'accordo anche tu, credo? Sì, d'accordissimo. C'ho Lallo Pizzi qui, che è più tecnico sicuramente di me e vede sotto l'occhio dell'allenatore la situazione che è di Campobasso. Benvenuto. Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti che avete lì in redazione, in particolare un saluto a Luciano Lubrano. Va bene, secondo te Nicola, cioè questo gol, insomma... Sì, sicuramente c'è stato un errore della difesa del campo basso, c'è stata una palla aperta dalla difesa, e i due difensori hanno praticamente non si sono chiamati la palla e la difesa del campo basso ha perso due uomini e per l'attaccante è stato bravo anche l'attaccante lì a fare gol, ma principalmente c'è stato l'errore della linea difensiva del campo basso. Va bene, calcoliamo che finora, Gianni, tu sei lo statistico della nostra redazione, quanti gol ha incassato il campo basso? È l'ottavo questo. L'ottavo, 3 mi pare siete sul rigore. 3 sul rigore. Gli altri 5 sono stati 4 tutti fatti così. 8 subiti. Vabbè, comunque gli altri 5, tutti gli altri 4 tutti poco, così. Situazioni cross simili. Al centro, gente che pensa ai fatti suoi, che sta già in vacanza. Adesso io vorrei sapere anche che cos'è. Spero che non sia un terremoto questo rumore che sento ogni tanto in sottofondo. Comunque spero che possiamo concludere stasera tranquillamente la trasmissione. E vedrei anche la pagella, Eleana. Vediamo la pagella punto, del campo dopo basso. Innumerevoli commenti, vediamo anche appunto come è stata giudicata la formazione del campo basso. Vediamo. La pagella in collaborazione con Gran Caffè Savoia, per chi ha gusti semplicissimi e si accontenta sempre del meglio. Piazza Prefettura, Campobasso.
questa dunque la pagella del Campobasso: Cattenari 6, Modica 4, Minadeo 5, Boi 5, Candrina 5, Dall'Occo 6, Rais 6,5, Forgione 6,5, Conate 7, Morante 6,5, Sciarra 5. Entrato Curcio senza voto. Allora, direttore, d'accordo con questi voti o no? La pagella, in collaborazione con Molise Distributori Automatici Saeco, installazione e manutenzione di Franco Longo, telefono 368 34 80 049. Due minuti prima dello sponsor, non è d'accordo, direttore? No, non leggo mai le pagelle, perché altrimenti se dovessi commentare una pagella o dovessi fare io una pagella probabilmente sarebbe la stessa o diversa, e quindi la lascio ai tifosi che credo che è giusto che la facciano loro la pagella. Va bene, un'ultima cosa volevo chiederle, poi vediamo il servizio dell'Olimpia Agnonese, un periodo duro, perché domenica si va a Aprilia, poi si va di nuovo fuori casa, poi viene l'Aquila e si va a Salerno, quindi insomma è un periodo molto duro per... È duro, ma se io vado a guardare la classifica, quella reale, cioè quella che dovremmo avere, praticamente saremmo lassù insieme alla Salernitana, purtroppo i due punti ci hanno ulteriormente penalizzato, al di là del fatto che poi conoscevamo perfettamente la cosa proprio dai primi di luglio, quindi sapevamo, però poi quando te li tolgono naturalmente ti fanno male. Noi dobbiamo cercare di toglierci da questa posizione che secondo me non ci compete, anche se praticamente ai più magari potrebbe essere la giusta posizione. Penso che questa è la posizione, francamente. Io credo che i 5 punti sono quello che vale la squadra. Poi chi, voglio dire, quindi chi vivrà vedrà. La Salernitana, Melfi, tutti quelli là valgono 5 punti, allora tutti quanti. Non lo so, non li ho seguiti. Io ho seguito no, il campo ma basso, secondo me bisogna essere... Per quello che ha espresso sul campo, per me ha meritato le due sconfitte fuori casa e tutto non, sommato Non oggi... sono molto d'accordo sul meritare le due sconfitte fuori casa, perché se io vado a riguardare la partita di Arzano, praticamente dove... E dove, ha perso 3-0, sì, è vero, però la partita bisogna vederla, stare lì e vederla. Se uno se la fa raccontare, naturalmente la partita non è così, non è la stessa cosa. Chiaro che poi dopo uno la vede in televisione e la vede a schermo piatto, la vede dal vivo e vede tutte le situazioni. Noi abbiamo avuto nei primi 5 minuti di gioco un fallo di mano netto, se poi le immagini ce l'avete voi, perché io posso solamente ricordarmi, ma me le sono scritte tutte quante per fare anche un dossier su Farina e Annicchi. I primi 5 minuti un fallo di mano, un rigore non ravvisato. Subito dopo praticamente Sciarra si mangia un gol che hanno visto tutti quanti. 50 centimetri dalla linea, ha sparato alto. Nel capovolgimento di fronte abbiamo preso gol con San Domenico che salta Esposito, mette palla sul secondo palo. Probabilmente lì un'incertezza fra Cattenari e Boi e Minadeo, e lì abbiamo preso gol. Poi siamo rientrati in campo cercando di riportare la... C'è stata un'altra occasione di Sciarra. Siamo rientrati in campo e Forgione senza il portiere è caduto da solo. E quindi sul capovolgimento di fronte il rigore di Minadeo, che io ancora oggi stento a credere, ho visto lo scorso anno quello di Chiellini che non è stato dato. Minadeo che va con le braccia per terra, sta con le braccia quasi a proteggere il posteriore, sta per terra, questo calcia il pallone sul braccio, calcio di rigore. Direttore, per un solo motivo, no, perché se lei però questa è una giustificazione. Noi siamo tifosi del Campobasso. No, ma che... Io le potrei dire che oggi forse c'era un rigore contro, ma non finirebbe mai questa discussione, perché no, il io contrasto voglio dire Forgione che può io... darsi che era rigore per il Ponte d'Ea, però non finirebbe io mai. Io sono contento che lei è ottimista. Io penso che questa squadra francamente va rinforzata, perché c'è gente che non... Per me non... Io francamente penso di dare un giudizio quasi definitivo. Ho visto 3 partite dal vivo, le altre 2 le ho viste in televisione, però insomma qualcosa penso che 35 anni di attività insomma siamo quasi uguali. Allora io penso che questa è una squadra che se si vuole salvare va rinforzata e vanno presi anche degli under di livello, se vuole il mio giudizio. Certo. Mi fa piacere che lei è ottimista. Vedremo, se non fossi ottimista, dovrei andare a casa no, subito, ma forse magari è quello che vorrà ho qualcuno. Ho ragione, guardi, avrei veramente piacere se avesse ragione lei, glielo dico con grandissima... Vorrà dire che magari cercheremo di smentire sulla sua, diciamo, il suo pessimismo. No, non sarà, io non, penso di non essere pessimista, sono realista. Io vedo le partite e giudico. Oggi
secondo me alla fine il pareggio è un risultato giusto, se va a vedere per come è maturato. Ognuno, lei dice di no, ognuno la pensa come vuole. Ognuno la pensa, è chiaro, al 43esimo del secondo tempo. Ma là c'è stato, io penso che, allora io credo questo, le due sconfitte ci stanno tutte e due, tra l'altro prese una 3-0 e l'altra 2-0. In casa la vittoria con l'Interreggio ci stava. Io ho parlato con lei l'altra volta, io se non mi ricordo male, ha detto che c'era c'era rigore su Del Pinto, che non c'era assolutamente, lei ha detto che invece c'era. Quando, mi perdoni, Colantoni ha preso un calcio in faccia, lei ha detto che non è ce vero. Ce l'ha dato il portiere. Ma chi ha dato il portiere? Ma no, ma bisogna essere... Allora se lei ha 10 televisioni qua, le guardi almeno una bene, una la guardi direttore, bene. Direttore, guardi, adesso io, se lei vuole rimanere... Adesso io non ci metto niente, faccio dare il giudizio a tutti quelli che sono in studio, vediamo se era rigore. Valla a ritrovare un attimo Gianni, per cortesia, perché qua quello che si dice... Non sono d'accordo su quel caso. Vabbè, ma lei può dire non è vero che sto qui, è lo stesso livello, però adesso glielo faccio vedere e vediamo se era rigore. Io l'ho allora, visto intanto, 100 volte. Intanto, adesso glielo faccio vedere io, intanto vediamo da Isernia, perché tra l'altro, l'ho detto prima, una puntata, chiedo scusa un po' a tutti quanti voi, però... Insomma, ci stanno tanti servizi, per fortuna della nostra emittente. Andiamo a vedere il servizio, il pareggio tra Olimpia Agnonese e San Benedettese. Vediamo dalla regia di Isernia. È stato un pareggio guadagnato a fatica quello conquistato al Civitelle dall'Olimpia Agnonese contro la blasonata San Benedettese, giunta in Molise senza uomini importanti ma con la voglia di vincere. A guadagnarne è stato il pubblico, che è stato 90 minuti con il fiato sospeso, godendosi un bello spettacolo. Primo squillo, arriva al quinto minuto di gioco, l'occasione è ghiotta per Sivilla, ma ci pensa la difesa rossoblù a sventare il suo attacco. Siamo all'ottavo e il risultato è già alla svolta, con uno svarione della difesa granata che concede spazio. Ne approfitta Santoni ed è 1-0 per la Samb. Al 28esimo arriva la risposta granata con Leonetti che ci prova dalla distanza, ma il portiere si tuffa. Al 30esimo la Samb si fa ancora insidiosa con Guglielmi che dai 25 metri va fuori di poco. Al 37esimo ecco un episodio da Moviola. In area ci sono Marini e Leonetti e il giocatore rossoblù sembra commettere fallo di mano, ma il direttore di gara Panarese della sezione di Lecce fa proseguire il gioco. Un minuto dopo c'è sempre Leonetti che serve a Ricamato un'occasione d'oro, ma il numero 8 granata sfiora l'incrocio dei pali. Morale della favola, i padroni di casa che nel primo tempo hanno mancato soprattutto in cinismo raggiungono gli spogliatoi sotto di un gol. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. L'Olimpia Agnonese sembra subire una vera e propria metamorfosi e combatte a ritmo serratissimo per 45 minuti di fila alla ricerca del pareggio. Ci prova Keita al sesto minuto su punizione, ma va al lato di un soffio. E poi Ricamato al decimo da ottima posizione, ma Barbetta devia in angolo. Un minuto dopo è Keita che illude con un colpo di testa che va un filo alto sulla traversa. Al 17esimo si fa vedere anche la Samb con un tiro insidioso di Traini che Ricamato prontamente devia. Al 28esimo occasionissima sciupata per i padroni di casa che sfiorano il pareggio, prima con Keita che becca il palo, poi con Orlando sul rimbalzo della palla. Poco male perché al 34esimo Pizzutelli, entrato a sostituire Leonetti, servito da Sivilla, fa centro infilando la rete rossoblù con un bel gol. Al 39esimo Di Santo commette fallo su Orlando in area. Non ci sono dubbi, è rigore. Ma Keita dal dischetto sciupa clamorosamente l'occasione del raddoppio. La partita finisce così 1-1. Un risultato tutto sommato giusto. Le due squadre hanno giocato un tempo per una. E se la San Benedettese sperava in qualcosa di più, ha dovuto chinare la testa di fronte al 12esimo in campo degli avversari. L'orgoglio granata. Allora, questa è la partita Olimpia Agnonese San Benedettese, finita 1-1, ci fermiamo un paio di minuti, vero? Ci fermiamo, sì, faremo vedere appunto la pagella dell'Olimpia Agnonese subito dopo la pubblicità. Restate ovviamente con noi qui in diretta ai nostri ospiti appunto di Domenica Sport.
Allora, torniamo sempre in diretta. Prima della pagella dell'Agnone, attenzione, sì, è pronto anche il servizio del Termoli, però volevo far rivedere il contraddittorio. È bello, Gianni. Allora, rivediamo questo calcio di rigore di Dovera, sì, proprio al volo, veloce. Sì, prego, dalla regia già avevamo... No, allora, prima un attimo dietro, perché qui secondo me, Gianfranco, tu lo sai, ti voglio bene, però qui andiamo un attimo, c'è già calcio di rigore. Ti spiego perché. Allora, vediamo le immagini, perché allora arriva la palla e se vedi Colantoni tiene la maglietta al giocatore del Chieti. Si tengono, Antonio. Aspetta, te lo dico. Dopo, guarda Colantoni e questa maglia bianca qui davanti. Allora, il portiere, vabbè, lasciamo perdere, fa passare il pallone. Vedi qui. Allora, vedi? Sì, sì. Eccolo qui, già se lo trascina a terra. Qui secondo me ancora non è rigore. Comunque non basta, l'arbitro non ha fischiato qua. Si rialza, vedi? Vedi la maglietta? Vedi la maglietta? Però aspetta. No, vedi la maglietta? Sì, sì. Vedi? Sì. Questo basta secondo me per il rigore. C'ha la mano che tira la maglietta. Ma andiamo avanti, l'arbitro non ha fischiato. Andiamo avanti, il giocatore cerca di rialzarsi, vedi? Arriva il portiere e viene. Il calcio se lo dà da solo in faccia. Il calcio probabilmente non lo sa. No, guardalo però bene, Antonio. Il fallo sul giocatore c'è. Comunque, no. Tu dici che non è rigore. Francesco De Bernardo, per te è rigore o no? Ma la Olanda, allora, francamente, non, è una selva di gambe. Francamente, no, non sono in grado di distinguere quello che. Però, secondo me, poteva essere rigore già prima. Quindi, evidentemente, nel dubbio, dopo l'arbitro. Antonello, però, Corradino. In questo caso, proprio è una selva di gambe. Antonello, sì, sono d'accordo, è molto difficile. Si vede solo la trattenuta con la maglia, ma altre situazioni, sinceramente, non riesco a notarle. Se non te lo danno contro un rigore così, ti arrabbi o no? E dove devo stare in campo? Tu, Angelo Alfonso. Secondo me si mangia l'arbitro. Secondo me è il rigore, sì. Secondo te è il rigore. Allora, Gianfranco Lubrano e Mattia Pellegrino. Rigore o no questo? Luciano Lubrano, sì. Io penso una cosa al direttore Multineddu. Lo prenda come un gesto d'amore che Di Lallo ha nei confronti della sua squadra, la squadra della sua città. Ama profondamente questa squadra e penso che ci sta qualsiasi cosa. Lui è vissuto sempre per questa squadra, per cui prenda anche questo. È giusto che lei, la sua squadra e i suoi giocatori debbano poter lavorare tranquillamente. Ma sicuramente dietro una critica di Lallo ci sta sempre una critica costruttiva. Ma questo è rigore o no? Il rigore c'è quando ha preso la maglia. Rispondi alla domanda, è rigore o no? Ho già risposto. Va bene. Mattia, per te è rigore o no? Sì, secondo me nella prima occasione c'è il giocatore del Campobasso che tira la maglia al giocatore del Chieti. Va bene. Mentre Nicola... nella seconda occasione... Nicola Lallo Pizzi, rigore o no? Il giocatore del Chieti. Sì, è calcio di rigore per la trattenuta della maglia dell'attaccante del Chieti. Pino Somma? Sì, è calcio di rigore. Va bene, non l'hanno fatto per far piacere a me, Gianfranco. Tassico. Lo chiede il Pinto, così magari lo chiedete pure a lui. Vabbè, comunque ti ringrazio per essere stato qua, perché grazie alla fine a voi. Lo sai che questi episodi qua, io lo dico tutte le domeniche, alla fine puoi scontrarti, però alla fine è un gioco, no? Perché tanto l'arbitro, come no, diceva... non è solo un gioco, è anche un lavoro, perché io lo faccio per lavoro, quindi praticamente è la mia professione, quindi... No, però dico tu, voglio parlare dopo, no? Quando l'arbitro ha fischiato... Ma sì, poi la partita finisce, la voce magari va via, però poi c'è da preparare la prossima partita, quindi bisogna, anche da questi errori eventuali, o degli arbitri, o del difensore, o dell'attaccante che non fa gol, su quegli errori bisogna lavorare per cercare di preparare una gara... La domenicale. Dice proprio telegrafico, ma li prendi qualcuno, qualche rinforzo? Lo guarda, così, dato che sei stato il primo a sapere di Andrea Russotto, praticamente, voglio dirti, allora, io questa settimana ho sentito due volte Andrea, ho sentito una volta Bruno Grillo, che è lo zio, nonché un dirigente del Chievo. Il Chievo dovrebbe intervenire per questa operazione. È un'operazione che in C1 e in B non si può fare perché lui costa troppo. In questo momento c'è grandissima amicizia fra me e Bruno Grillo, fra uno dei suoi agenti, perché lui ha due agenti, Antonio Ruglio e Franco Zavaglia. Adesso vediamo chi la spunta. Zavaglia dice che lo può portare in Serie B, se è chiaro, se c'è una squadra di Serie B che è pronta a dargli 150.000 euro, vabbè, allora alzo la mano.
Va bene, grazie a Gianfranco Multineddu, resta proprio seduto per il tempo di mandare delle immagini, perché altrimenti abbiamo problemi tecnici qui in studio. Allora, grazie comunque per essere stato qua, perché grazie voglio a te dire, di è comunque ospitato. Sintomo di sportività. Quindi questo va comunque sottolineato e apprezzato, anzi in maniera veramente molto molto convinta, te lo dico. Lo so. Allora, abbiamo la pagella dell'Agnone, sì, vero? Abbiamo lasciato in sospeso quest'ultima pagella di Serie D, la pagella dell'Olimpia Agnonese, vediamo. La pagella, in collaborazione con... Scuola Calcio Olimpia Agnonese. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2012-2013. Per i ragazzi non residenti sconto sull'iscrizione. Info 0865 77 235. E stiamo vedendo la pagella granata, quella appunto dell'Olimpia Agnonese. Leonardi 6, Patriarca 6,5, Litterio 6, 7 per Partipilo, 6,5 per Pifano, 6,5 anche per Pellegrino di Lollo, 6, Ricamato 7, Siviglia 7,5, Keita 6, Leonetti 6, sono entrati Pizzutelli voto 7 e Orlando voto 6,5. Allora Mattia Pellegrino, intanto grazie per aver raggiunto la nostra redazione di Isernia. Diciamo che questo punto può essere accettato con il sorriso sulle labbra? Ah sì, sicuramente, perché la San Benedettese, diciamo, è una pretendrice alla vittoria del campionato. Abbiamo fatto, come ha detto la giornalista, un tempo per uno. Loro hanno giocato un buon primo tempo, hanno trovato il gol. E poi diciamo che il secondo tempo è stata una partita a senso unico. Levando uno o due contropiedi della San Benedettese, diciamo, meritavamo di fare qualche gol in più. Senti, è un Agnone che comunque in queste prime domeniche ha fatto veramente un bel gioco, ha ottenuto risultati. Tra l'altro siete ancora imbattuti in campionato, perché avete perso solo in Coppa Italia Isernia, quindi diciamo che può essere una stagione sicuramente importante per voi. Sì, sicuramente, perché il gruppo è giovane, il mister ci vuole bene, ci fa lavorare durante la settimana molto bene. E che dobbiamo dire? Continuiamo così, più punti possibili e oltre alla salvezza miriamo a qualcosa in più. Va bene, in bocca al lupo Mattia, in bocca al lupo a te. Domenica dove andate? Dove andate a giocare? Andiamo a Fidena. Ah, quindi tutta da scoprire questa trasferta. Sì. Va bene, in bocca al lupo a Mattia Pellegrino. Allora, torniamo in studio e andiamo a vedere la partita che ci ha preparato la redazione di Termoli. Esattamente il successo del Montenero 3-0, convincente sul Pozzilli, vediamo. Stappa la prima bottiglia di champagne il Montenero, che toglie lo zero nella casella dei punti e si aggiudica il primo confronto stagionale. Quarta giornata di campionato, la squadra di Lalo Pizzi si afferma contro la Virtus Pozzilli, una vittoria netta, voluta e meritata per la squadra di casa. I Pentri rimarranno in gara soltanto nella prima frazione di gioco e scompariranno nella ripresa. Pronti via, le squadre si studiano, il primo tentativo al 22esimo e addirittura del Pozzilli con la traversa e la palla che si spegne sul fondo con Pacitto. La risposta immediata del Montenero, che prende in mano il confronto, 28esimo, la punizione di D'Ottavio con la palla alta sulla traversa, macina gioco il Montenero che vuole il vantaggio già nel primo tempo. Qui D'Ortona che riesce ad arrivare in area, va alla conclusione con il sinistro, la palla murata e deviata in calcio d'angolo. Sugli sviluppi con la pennellata precisa di Forri, colpo di testa di Discia che sulla linea di porta Paolucci in qualche modo riesce ad allontanare. Il Montenero va vicino al gol e lo trova nella parte finale del primo tempo. Al 45esimo è Pezzotta che ci prova dalla distanza, devia in angolo, Russo che si distende per il calcio d'angolo, quello che poi andrà a procurare il calcio di rigore con la battuta, la palla
opposta e ribattuta dal portiere russo, ma in precedenza era stata deviata da un giocatore con il braccio. Rigore netto, la trasformazione impeccabile di D'Ottavio che riesce a portare in vantaggio il Montenero. La squadra di Lallo Pizzi scende nella ripresa e vediamo subito le immagini montate da Alessandro Nardella, scende nella ripresa con il piglio giusto, già al terzo la conclusione in corsa da parte di D'Ottavio con Russo che va a fare la barriera e ribatte il tiro. È vicino al gol la squadra montenerese con la fuga da parte di Alessandro Minotti che va a concludere in diagonale con il sinistro e poi la dedica al cuore che è in tribuna, la mamma e la fidanzata. Montenero che preme sull'acceleratore e vuole subito il terzo gol con questa conclusione che termina in alto sulla traversa, ma è vicino il terzo gol, lo va a realizzare ancora Minotti che recupera palla, salta Pacitto e con un diagonale di piatto riesce a trafiggere Russo per il 3-0 e la seconda dedica al cuore, questa volta va alla mamma dopo la fidanzata. Prova a scrollarsi dorso ogni timore la squadra del Pozzilli, l'unico tentativo di testa da parte del neoentrato Raucci con la palla che termina sul fondo. Il finale al De Santis, Montenero batte Virtus Pozzilli 3-0. Va bene, allora questa è la vittoria netta da parte del Montenero per 3 punti importanti in classifica. Intanto è finita la partita tra Casale Riccia e Vinchiaturo, vero Ileana? No, è finita 1-1. Allora, abbiamo anche in linea. Sì, no, abbiamo anche in linea la nostra Alessandra Fanelli. Alessandra, mi senti? Perfetto direttore, buonasera a lei, buonasera ai suoi ospiti. È terminato qui al sintetico Poce di Riccia il posticipo della quarta giornata di promozione 1-1 tra Casale Riccia e Vinchiaturo. Gol arrivati al secondo tempo, al 25esimo si è portato in vantaggio il Casale Riccia, cross alla mancina di Tedeschi, al centro trova Ponte Landolfo che con un gran destro spiazza sul lato opposto l'estremo difensore. Al 38esimo il pareggio del Vinchiaturo con Stabile che da centrocampo spiazza Damiano e dunque porta il risultato sull'1-1 definitivo qui dalla Poce di Riccia. 1-1 Casale Riccia Vinchiaturo. Va bene, Alessandra Fanelli, che è la ragazza che fa la trasmissione il pomeriggio in diretta dalle 3 alle 5, è andata, è scappata a Riccia e ci ha fatto il collegamento, capisci Francesco perché funziona Telemolise, no? Per questo, perché tutta gente, tutte ragazze veramente volenterose, brave, oltre che essere belle, perché questo lo devo dire per contratto. Il bravo belle? Belle. Ah, ecco. Belle lo devo dire per contratto. Va bene, allora Ileana, qui, visto che abbiamo parlato, l'Alessandra ci ha detto questo, vediamo anche la pagella. Sì, andiamo no? a vedere la pagella per quanto riguarda il Casale Riccia, vediamo. La pagella, in collaborazione con... Birreria Sine Qua Non, Agenzia Viaggi Moffa, a Riccia. Allora, tutto, sì. Tutto veloce, tutto automatico, veloce, tutto soprattutto in real time, tutto tecnologico. Tutto in real time, appena finita. In diretta, i nostri ospiti. È entrata Francesca Di Falco, altro non si portava il tavolo qui. Tante cose non si vedono. Per quanto riguarda il telespettatore a casa, ma qui in studio partecipiamo tutti di tutto. Allora, siamo pronti per la pagella. Cianciullo voto 5, Santopoli 6, Carolla 6, Paolo Antonio 6, Piso 6,5, Picone 6, Ponte Landolfo 7,5, 5 per Di Criscio, 7 per Di Chiro, 6 per Moffa e 7 per Tedeschi. È entrato anche Morrone, voto 6 e Ciccotelli senza voto. Va bene, allora, tutto ha visto, Angelo, come funziona? Sì. Adesso quello che si vede da casa è tutta un'altra cosa, la tecnologia aiuta, no? Sì, dicevo prima quando stavamo in pubblicità che io sono cresciuto con questa trasmissione, quindi effettivamente poi starci dentro è tutto un altro effetto. Naturalmente è più bello stare qui in vostra compagnia. È più bello, Antonello, sì. Tu hai parecchi anni che te le vivi queste cose, no? Sicuramente, però vi faccio sempre i complimenti anche perché comunque aggiornarsi e tenere informati insomma tutti gli sportivi molisani con tutte queste partite non è mai facile. Ma poi quello che diciamo qua, caro Francesco, fa testo, capito? Perché se dico una cosa qualsiasi, anche sul Morrone, perché parlo del Morrone perché il padre qui del nostro amico Angelo è anche sindaco di Morrone, quindi lo posso dire senza che nessuno ci denunci questa sera, ma non è mai capitato, subito arriva la telefonata, capito? Cioè
interagiamo con tutto il Molise. Assolutamente. Per come è seguita la trasmissione, evidentemente alla fine è diventato un punto di riferimento, no? È diventato un punto di riferimento. Allora, andiamo avanti. Il Gamba Tesa ha battuto a sorpresa la Turris. Questo ti interessa, Antonello, no? In prima persona. Allora, andiamo a vedere il servizio. Se non ce l'abbiamo, facciamo un'altra cosa. Al Venditti di Gamba Tesa i padroni di casa sfatano ogni pronostico e portano a casa contro la Turris un 2-1 a sorpresa. Per gli ospiti dal primo minuto titolare il neo arrivo Confalone ex Cesena e Bologna. A dirigere l'incontro il signor Calvarese di Termoli. La Turris vuole subito chiudere i conti e ci prova al terzo con De Matteo dal limite ma Capobianco para. Il Gamba Tesa non sta a guardare al decimo calcio di punizione di Polzella, sinistro che balla angolino basso, Delfino si oppone. Al 14esimo Piscitelli al centro per Rufo, colpo di testa ma Capobianco prodigioso manda in angolo. Al 26esimo è sempre Turris in avanti, questa volta con De Matteo che tenta la conclusione ma ancora una volta Capobianco dice no. Dopo un minuto il Gamba Tesa rischia qualcosa con Cadamusto che sbaglia il disimpegno. Rufo è lì ma non sa approfittarne, troppo debole la sua conclusione. Al 33esimo infimo per Rufo di piedi, Capobianco respinge ma palla che resta in aria. Con una serie di rimpalli ci provano più volte i ragazzi di mister Castaldi ma la porta avversaria sembra essere stregata e di lì non si passa. Nella ripresa la storia non cambia ed arriva il vantaggio degli ospiti ad opera di Caraviello che beffa tutti. Il Gamba Tesa dopo la rete avversaria non demorde e continua a crederci, tanto che al 23esimo arriva il pareggio. Cadamusto riceve palla, Delfino si oppone ma sulla respinta ne approfitta Cantarale che va a realizzare l'1-1. Ristabilita la parità le due squadre non sembrano accontentarsi del pareggio. Al 26esimo calcio d'angolo di Maggi al centro per la Piccirella, colpo di testa parato però da Capobianco. Al 39esimo la tensione si fa sentire, vola qualche parola di troppo dalla panchina del Gamba Tesa e mister Albano viene invitato dal signor Calvarese ad abbandonare il terreno di gioco. Nell'ultimo minuto dei 5 di recupero arriva ciò che ogni squadra si augura di non subire mai. Il gol della vittoria per il Gamba Tesa porta la firma di D'Amore. Termina così un incontro dalle tante emozioni con la matricola che a sorpresa strappa 3 punti proprio all'avversaria che lotta per la vittoria del campionato e raggiunge quota 9 punti in 4 gare disputate. Di contro la Turris ha provato più volte a portare a casa il risultato ma ha trovato sulla sua strada un Gamba Tesa e soprattutto un portiere in grande spolvero. Non se l'aspettava nessuno, credo, questa vittoria del Gamba Tesa. Bravo al Gamba Tesa, però buon per voi, Corradino. Sicuramente sì, perché comunque la Turris è una delle squadre più forti del campionato. Mi sembra che sia notevolmente rinforzata. Hanno preso un centrocampista che, se non sbaglio, ha giocato anche in Serie A, sicuramente in Serie B, con Falone. Quindi sicuramente un'avversaria da temere, guidata bene, hanno un ottimo tecnico, un ottimo preparatore atletico, Brandoni, e ci fa piacere comunque, è inutile negarlo insomma che abbia perso oggi, però chiaramente noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché il campionato è lungo e le insidie saranno tantissime. Va bene, volevo chiedere la stessa cosa a Lallo Pizzi nella nostra redazione di Termoli. Nicola, probabilmente per voi il campionato inizia oggi? Sì, per noi diciamo che è iniziato oggi perché abbiamo avuto un calendario non dei più semplici, anche se devo dire che oggi il risultato del Gamba Tesa mi lascia abbastanza sorpreso. Abbastanza sorprendente, lo chiedo anche a Pino Somma. Sì, abbastanza sorprendente perché la Turris non è stata brava a finalizzare le occasioni, almeno quelle viste in TV, le occasioni create. Il Gamba Tesa ha un portiere, secondo me, uno dei migliori del campionato, un ragazzo che uscirà fuori alla distanza, lo dicevo prima, prima anche a mister Lallo Pizzi. Alla fine ci può scappare la sorpresa, però è una partita che può pendere, può far pendere l'ago della bilancia verso il Boiano, che non perde contatto dalla vetta. La Turris è già meno 3, quindi il Boiano potrebbe
provare la fuga, e potrebbe essere una fuga importante anche e soprattutto sul piano morale. Senz'altro. Maria Antonietta Torto, l'abbiamo il servizio del Sessano oppure dobbiamo aspettare ancora qualche minuto? Bisogna aspettare ancora qualche minuto. Va bene, allora facciamo così, intanto dunque chiedo la stessa cosa, dimmi. No, pensavo di volevamo vedere le pagelle. Vediamo le pagelle, come no, tu comandi qui, puoi dire quello che vuoi, vuoi vedere, vogliamo vedere le pagelle. Sì, così vediamo mi andò. Abbiamo... detto che la fai tu la trasmissione. Abbiamo entrambe le pagelle, quella del Gambatese è la prima che vediamo, chiediamo alla regia di mandarla in onda. La pagella, in collaborazione con... Casa, progettazione e arredamenti d'interni, mobili, complementi, infissi e falegnameria per la produzione di mobili a misura. Fa Casa è a gamba tesa. E questa dunque la pagella del Gamba Tesa, Capobianco 8, Genovese 6,5, Cadamusto 7, Florio 7, ancora Tedeschi 6,5, Cantarale 7,5, Damore 7,5, 7 per De Paulis, 6,5 per Tosche, Sabiuso 7, 7 anche per Polzella. Sono entrati Marino voto 6,5, Ferrara 6,5, Amorosa senza voto. A questo punto vediamo anche l'altra. Perché no? Così completiamo il discorso. Siamo qua, ci troviamo. Vediamo la pagina. Gli amici sono... Antonello è venuto con le maniche corte proprio perché ha detto mi vado a fare un po' di sauna, quindi vado... In effetti. Salutiamo le bambine, grazie, io le bambine, grazie. Perché tua moglie, tua suocera, vabbè, l'avrei fatta alla fine, Teresa D'Angelo. Le bambine? Tutto a posto. Tutto adesso, a posto. Le vogliamo adesso, salutare? Sì, sì, saluto Aurora e Benedetta. Hanno iniziato la prima la scuola, la seconda l'asilo, ci siamo un po' liberati. Siamo cresciuti insieme, Angelo ci ha visto, è cresciuto insieme a questa trasmissione, noi le tue bambine le abbiamo viste praticamente dalla nascita. So che anche Francesco c'è una bambina di 7 mesi. Ho due figli, uno di 9 anni e un altro maschietto di 7 mesi. Ci hai pensato 9 anni prima di rimetterti in movimento? Sì, ci ho pensato bene. Ci hai pensato bene, però alla fine hai deciso. Hai detto adesso lo faccio. Ah sì, sì, adesso lo faccio. Vediamo la pagella della Turris. A questo punto vediamo la pagella della Turris. La pagella in collaborazione con ML Arredamenti di Luigi Morgante, via Borgo San Giacomo a Santa Croce di Magliano. Pagella della Turris, Delfino 6,5, Longo 6,5, 6,5 anche per Baiano, Confalone 6, La Piccirella 6, Caraviello 6,5, Piscitelli 6, De Matteo 6, Infimo 6,5, Maggi 6,5, 6,5 anche per Rufo, entrato vocale senza voto. Allora, siccome ci mancano, dobbiamo ancora vedere i servizi del Sessano che ha battuto la Cerrese, Maronea Fornelli, Rinascita Bussese, Castelmauro che ancora non sono pronti, quindi appena sono pronti ve li faremo vedere. Allora io direi intanto con Francesco De Bernardo che tu fai questa importante manifestazione, no? Tutti gli anni insieme sì. Al CONI e date delle borse di studio. Anche quest'anno ci sarà poi la consegna giovedì 18 ottobre e hanno vinto 3 ragazzi, li posso fare i nomi? Sì, assolutamente sì. Perché il primo è Pompeo Barbieri dell'Istituto Scolastico di Santa Croce di Magliano, società sportiva SD Termolinuoto, che ha fatto un record italiano di categoria nei 50 stile libero. Il secondo premio, questa borsa di studio, Campidoglio Daniela Campidoglio del Liceo Scientifico di Campobasso, Dancing Art Molise, prima classificata al campionato italiano di categoria. Terza borsa di studio a Michele Prisco, Istituto Giordano di Venafro, danza sportiva, che ha vinto il campionato italiano di categoria. Una bella cosa che tu fai, intitolata a tuo padre, sì, nella memoria di Angelo, tuo padre. Questa borsa di studio ha più di 10 anni, è una, diciamo, una combinazione fra risultato sportivo e risultato scolastico. L'abbiamo voluta insieme al presidente cavaliere del CONI. Francamente è molto seguita, i ragazzi ormai l'aspettano tutti gli anni e ovviamente tu, come ben sai, conoscevi bene mio padre e evidentemente non potevo fare altro che intitolarlo a lui, insomma, assolutamente. Certamente, io l'ho conosciuto e sono stato veramente orgoglioso di averlo conosciuto, questo te lo posso dire. Allora, prima di chiedere magari anche a Luciano Lubrano
questa cosa sugli allenatori. Ci sono stati degli anticipi nel campionato di promozione, vediamo questi, sì, anche... altrimenti non facciamo in tempo, abbiamo veramente abbiamo tanti servizi. Servizi questo pomeriggio, quindi vediamo il primo in scaletta, proprio quello tra l'Hermes Toro e la Sant'Eliana, un incontro che si è aggiudicato la Sant'Eliana per 3-0, per noi c'era Luigi Di Lallo, vediamo il servizio. La Sant'Eliana batte in esterno l'Hermes Toro per 3-0. Decisiva la doppietta di Mario Cordone nel primo tempo e il tris di Totaro nel finale di gara. L'Hermes Toro torna a giocare tra le mura amiche dopo un mese e mezzo di gare giocate a Busso. La Sant'Eliana gioca bene e a conti fatti vince meritatamente. Bella partita, molto intensa e sentita su entrambi i fronti. Servono 4 minuti per la prima occasione da rete. Batte e ribatte in area della Sant'Eliana. Sfera sui piedi di Fabio Longo che non ci crede più di tanto e da due passi spara alle stelle. Al 16° episodio d'Amo Viola, sugli sviluppi di un corner, Longo prova il numero sulla sinistra, contatto presunto con testa per Martino Di Sernia, si può giocare. La Sant'Eliana fa pesare l'esperienza e la cattiveria. Al 19° rinvio mal destro della difesa di casa, perfetto il lob smarcante di Riccardo Lombardi per Cordone che controlla e fredda Bova per il punto dello 0-1. La risposta del Toro al 23°, Davide Parziale vince un contrasto in area da ottima posizione, calcia però fuori. La Sant'Eliana gioca bene palla a terra, il Toro si affida solo ai lanci lunghi. Al 44°, una verticalizzazione di Tripodi trova in vantaggio Sansò che buca clamorosamente l'intervento. Cordone ci crede ed è facile realizzare il punto dello 0-2. Gara almeno in ghiaccio al termine del primo tempo. Nella ripresa all'8° Gianfranco Longo prova a dare la scossa ai suoi con un tiro al volo da fuori area alto di poco. Al 16° Toro vicino al pareggio, da fallo laterale di Silvestri, mischia furibonda in area di rigore, tiro di Carbone e miracolo di Granata. Al 20° fa capolino la Sant'Eliana con un contropiede orcheggiato di prima, lancio di Tripodi per l'inserimento di Lombardi che spara forte ma Bova si supera ed evita il 3-0. Al 22° la partita di fatto si chiude, Michele Parziale per proteste e per reazione verso Barbieri riceve anzitempo il cartellino rosso. Succede davvero poco, solamente qualche azione sporadica da parte del Toro. La Sant'Eliana al 37° chiude i giochi, accelerazione di Cordone dalla sinistra verso il centro del campo, assist filtrante per Totaro che supera Bova in uscita e realizza il 3-0. Con questa occasione di fatto si chiude il match. La Sant'Eliana vola a 9 punti nelle zone altissime della classifica. Per il Toro seconda sconfitta in campionato per gli uomini di Marrone. Bisogna ripartire già da domenica prossima. Questo è il servizio. Abbiamo la pagella, Eleana. Sì, abbiamo la pagella per quanto riguarda la formazione dell'Hermes Toro. Vediamo. La pagella, in collaborazione con... Molise Distributori Automatici Saeco, installazione e manutenzione di Franco Longo, telefono 368 34 80 049. Questa è la pagella dell'Hermes Toro, Bova 6,5, Leccese 7, Parziale Michele 5, Sansò 5, Silvestri 5,5, Tucci 6, Parziale Davide 5, Presutti 5, Cianciullo 5, Silvestri 5,5, Longo Fabio 6, sono entrati Longo Gianfranco, voto 6, Carbone 6, Del Zingaro 5,5. Il Rocca Vivara ha battuto 2-1 la Life, vediamo. Il Real Roccavivara vince con merito l'anticipo giocato all'Acqua Sant'Anni di Trivento. 2-1 è il risultato finale per i Trignini che in questo modo hanno imposto il primo stop stagionale al Biferno, presentatosi all'appuntamento senza i titolari Pilla, Cocchianella, Bracone, Boccardo e Montanaro. Sul fronte locale invece va segnalata la buona prova di tutta la squadra con nota di merito per il centrale di difesa Polverino, autentico trascinatore e dominatore su tutte le palle aeree. Nel primo tempo si vede solo il Real, anche se il primo squillo è firmato Biferno al secondo minuto con Di Vito che chiama la parata semplice il portiere Ciarniello. Al nono i locali passano in vantaggio con Consiglio che di testa sfrutta alla perfezione un calcio d'angolo battuto da Rossi.
Il gol galvanizza i padroni di casa che al sedicesimo sfiorano il raddoppio in due circostanze. Prima in Minichilla a presentarsi solo davanti a Sappracone che si salva con i piedi. Sul susseguente calcio d'angolo è Consiglio a sparare alto con la porta sguarnita. Quando corre il 33esimo Minichillo reclama un rigore per fallo di mano di Di Vito, ma il direttore di gara fischia un fallo alla punta di casa. Due minuti più tardi invece arriva l'espulsione di Didena che manda su tutte le furie il Biferno. Il giocatore ospite colpisce di dietro Consiglio e si vede sbandierare il rosso da Iafano di Isernia tra lo stupore generale dei presenti. Sotto di un gol e di un uomo gli ospiti rischiano ancora al 37esimo quando Minichillo viene anticipato al momento del tiro in porta. Nella ripresa la musica non cambia, al quinto minuto Minicucci imbecca Minichillo che davanti alla porta si lascia stregare da Sappracone. Quattro minuti più tardi arriva il pareggio del Biferno che giunge come fulmine a ciel sereno. Punizione di Antonacci e zampata volante di Pipino su cui Ciarniello non può nulla. Il gol smonta il Real che cade in depressione sino al 25esimo quando D'Onofrio ci prova da 40 metri con una botta su cui Sappracone si salva in qualche modo. Al minuto 33 il Biferno rischia il sorpasso, Pipino spizza di testa Pescardera che con un girello perfido mette i brividi a Ciarniello. Sul rovesciamento di fronte però il Real trova il gol vittoria. Antenucci butta una palla innocua dentro l'area di rigore, Sappracone combina un pasticcio di dimensioni colossali e per Minichillo è un gioco da ragazzi fare centro. Nel finale i locali potrebbero triplicare ma non infieriscono. Al 40esimo Minichillo si presenta solo davanti al portiere, ma al posto di tirare serve Tufilli che viene anticipato. Più clamorosa è la chance che capita al primo minuto di recupero a D'Inunzio, che con un cucchiaio cerca il tris. Sappracone ed il palo gli rispondono picche, ed in questo modo il risultato rimane sul 2-1 per la squadra di mister Iannetta. Allora Eleana. Allora, procediamo con la pagella per quanto riguarda questo incontro del Real Roccavivara. Vediamo. La pagella, in collaborazione con Centro Detersivi Super 1000, tutto per la casa. Questa è la pagella del Real Roccavivara, Ciarniello 6, Vasile 6, D'Onofrio 6,5, Di Bartolomeo 6, Polverino 7,5, Di Domenico 6,5, Di Nunzio 6, Consiglio 7, Minichillo 6, Rossi 6, Minicucci voto 6, sono entrati Antenucci voto 6, Tufilli senza voto, Ferrara senza voto. Poi? Sì, procediamo con un altro risultato, sempre per quanto riguarda un anticipo nel campionato di promozione, ed è appunto quello tra l'incontro tra il Nuovo Montaquila e il Campo di Pietra, che si è concluso a favore del Campo di Pietra per 2-1. Possiamo appunto, per chi non fosse stato appunto a conoscenza, comunicare quelli che sono stati i marcatori. Zarli al 20esimo, Cefaratti per quanto riguarda il Nuovo Montaquila. Per il Campo di Pietra hanno realizzato Cefaratti al 35esimo, al 70esimo Cretella. Quindi il Campo di Pietra si aggiudica questo incontro. Vediamo come appunto sono stati giudicati i ragazzi con la pagella del Campo di Pietra. Vediamo. La pagella in collaborazione con Farmacia Dottor Giuseppe De Socio, omeopatia, dietetici, veterinari, prima infanzia, Campo di Pietra. Stiamo vedendo la pagella del Campo di Pietra, Fratangelo Gilberto voto 6, De Pasquale 6, Agostinelli 6, Bredice 6,5, Pasqualone 6,5, Cefaratti 7, Fratangelo Michele 7, Canavina Francesco 6, Canavina Giovanni 6, Cretella 7, Fagnano voto 6, entrato Variano voto 6, Marro senza voto. Va bene, questa è la pagella del Campo di Pietra, adesso facciamo un'altra piccola pausa, Eleana. Sì, ci fermiamo ancora per per un piccolo brevissimo spazio pubblicitario, per qualche attimo non saremo con voi, restate voi con noi qui in diretta con Domenica Sport per la penultima parte, diciamo, perché poi ci sarà, come sapete, la linea di Isernia, restate con noi.
Allora, sempre in diretta Luciano Lubrano. Allora, che bolle in pentola per gli allenatori? Intanto grazie Antonio per la tua disponibilità. Niente, come per l'AIAC nazionale ci saranno il rinnovo delle cariche sia per quanto riguarda le sezioni di Campobasso, Isernia e Termoli e sia quelle regionali. Quelle di sezione avverranno lunedì 8 ottobre nelle rispettive città. A Termoli, grazie al contributo della sala che ci è concessa dalla Società San Pietro e Paolo, quindi alle 6:30 ci sarà questa assemblea per eleggere il consiglio direttivo della sezione di Termoli. Invece a Isernia, sempre allo stesso orario, al Palazzo della Provincia, la stessa cosa, e poi a Campobasso, dove stiamo per chiudere, penso domani sera sapremo la sede. Poi lunedì successivo, il 15, sempre a Campobasso, un'assemblea generale per eleggere il consiglio direttivo regionale. Per cui noi abbiamo messo da una quindicina di giorni sul nostro sito aiacmolise.it dei prestampati per chi volesse far parte attiva di qualsiasi così compito, da presidente regionale a qualsiasi altro compito, mettiamo a disposizione di tutti, soprattutto tutti coloro che ne hanno i requisiti. Per cui in questo momento molto difficile per l'associazione allenatori e in particolar modo per gli allenatori dilettanti, è importante ritrovarci molto più uniti di prima, perché c'è veramente da soffrire, da combattere, e ovviamente combattere in senso buono. Qui nella nostra regione ci sono molti allenatori, adesso starà per incominciare un altro corso, per cui ci sono i numeri per poter riempire tutte le caselle di tutte le squadre. Mi auguro che questo accada, soprattutto nell'interesse di chi gioca e dei bambini che per la prima volta si affacciano nel mondo del calcio. Quindi affidare i nostri figli a gente che sa quello che sta facendo o che dovrebbe saperlo. Per quanto riguarda invece la nostra attività, ripeto, mettiamo a disposizione di chiunque tutte le cariche elettive del Molise. Va bene, grazie per partecipare ogni tanto a questa trasmissione. A Luciano, ci dai tutte queste notizie. Allora, ho visto parecchi messaggi mentre sentivo Luciano Lubrano, ringrazio gli amici di Macchia Valfortore, dove si riuniscono tutte le domeniche per vedere questa trasmissione, così come ringrazio gli amici di Chiauci che sono tutti riuniti, gli amici di Ururi che si riuniscono insieme ad alcuni amici di Campomarino. Insomma, siamo veramente, l'ho detto prima, in tempo reale con tutti gli sportivi della nostra regione. Insomma, vi ringrazio veramente tanto. Allora, anche perché il successo di questa trasmissione siete tutti quanti voi, amici che ci seguite. Allora, è pronto dalla redazione di Isernia il servizio, la vittoria del Sessano sulla Cerrese per 3-2. Vediamo. Per la quinta giornata del campionato d'eccellenza si affrontano Sessano e Cerrese. La partita la porta a casa il Sessano per 3-2. La prima azione della partita è ad opera dei padroni di casa. Al quarto minuto ci prova con un cross in mezzo Iannotta, ma di testa Fraraccio manda fuori. Al 26esimo ancora Sessano protagonista con un tiro da fuori di 40 che manda di poco alto. Al 28esimo la svolta, il Sessano passa in vantaggio. Sant'Angelo serve per Rella che controlla e poi grazie a un rimpallo del portiere a porta libera insacca l'1-0. Al 37esimo si vede la Cerrese con un tiro di Esposito, parato da Di Stasi. Con le immagini di Giancarlo Bustelli siamo al secondo tempo. Al primo minuto il Sessano va a raddoppio, ancora con Perrella che approfitta di un errore difensivo e mette la firma su una splendida doppietta. Al terzo si fa vedere la Cerrese con Di Vito che serve Castelli, tira e fa la barba al palo. Il Sessano ci prova all'11esimo con Sant'Angelo che passa a Perrella, ma spara altissimo. Al 38esimo la Cerrese riesce ad accorciare le distanze con Fattore, ma al 40esimo il Sessano fa il tris. Sant'Agata di testa per Perrella, serve l'assist per il 3-1 di Sant'Agata. Al 47esimo accorcia di nuovo le distanze la Cerrese con uno sfortunato autogol di Caporacci. Ma non basta alla Cerrese, che dunque esce sconfitta di fronte ad un Sessano che sembra aver ritrovato la verve giusta per farsi notare in questo campionato.
Questo è il servizio, abbiamo la pagella, Ileana. Sì, abbiamo la pagella dell'Atletico Sessano, vediamo. La pagella, in collaborazione con... Farmacia Dottor Mario Mancini, Corso Garibaldi a Pescolanciano. Questo è il giudizio per la formazione di Mister De Bellis: di Stasi 6, Annotta 6, Pirolli 7, 47, Lombardozzi 6, Caranci 6,5, Sant'Angelo 6,5, Antinone 6, Fraraccio 6,5, Sant'Agata 6,5, 7,5 per Perrella. Sono entrati Di Lallo, voto 6, Caporacci 6, Bucci 5,5. Allora, Francesco De Bernardo, quando vedi queste immagini, questi campi tipo Sessano, Cerra al Volturno, ti viene voglia di... pensi subito che come potrebbero essere in sintetico? Ah sì, assolutamente. Più ce ne sono da fare, meglio è. Il discorso è che evidentemente stiamo raggiungendo un buon livello. Anche da parte della federazione della FIGC, della delegazione regionale del Presidente, c'è moltissima attenzione sul sintetico. Quindi diciamo che la volontà di fare degli ottimi campi è un po' da parte di tutti. Chiaramente le società hanno difficoltà perché i comuni non hanno grossissime disponibilità, però bisogna dire che in passato c'è stato un bel aiuto, questo bisogna darne atto, io non faccio politica, però la Regione in tanti anni... è un fatto, ha dato una grossissima mano. Ecco, se si riprendesse un attimino quel trend, anche se non in una maniera così forte, ma almeno a piccoli passi, insomma, con le sinergie giuste si potrebbe creare una situazione di campi in ottime condizioni. Poi ci sono tantissime novità che riguardano la federazione, però non sta a me dirle, evidentemente. Certamente, Antonello Corradino, un peccato, no? Per il Trivento. Tu hai vissuto... Sicuramente, sì. Anni belli col Trivento. Sì, io sono stato 6 anni lì, e ho passato veramente bei momenti, insomma siamo passati dall'eccellenza alla Serie D e abbiamo vinto campionati, insomma Coppa Italia, siamo stati benissimo. Purtroppo quest'anno non si è riusciti nell'iscrizione, mi dispiace tantissimo, insomma, anche perché ormai si era creato veramente un bel giocattolo. Mi spiace per la comunità, per tutti, per noi giocatori, insomma speriamo che un domani possano riprendersi. Risorgere. Angelo Alfonso, ecco questo ragazzo, perché voi lo vedete, lui si diverte a giocare a calcio, lo abbiamo detto, col San Giovanni in Galdo, ieri avete pareggiato. Sì, abbiamo pareggiato. Che fate, sì. La prima o la seconda? Facciamo la seconda. La seconda categoria. Sì. Però lui, adesso io questo lo dico, ma Francesco, a Antonello, agli altri ospiti di Termoli e di Senna, lui è un bravissimo artista, perché lui lavora il marmo, capito? Quindi nonostante un ragazzo così giovane ha preso in sostanza l'eredità del padre, del... anche di, credo, Leonardo è tuo zio. Sì, sì, Leonardo è mio zio, sì. E tu sei entrato, voglio dire, con, io ti vedo veramente lavorare con tantissima passione. Grazie, quindi Antonio. Non ti sei impaurito, voglio dire, della polvere, come potevano fare tanti ragazzi della tua età che avrebbero preferito magari qualche discoteca, tu ci vai lo stesso. Ogni Però tanto. Voglio dire, la sera ti devi cambiare, perché io ti ho visto quando lavori, perché nelle... marmerie ci sta tantissima polvere, purtroppo. Sì, vero, quindi sì. Non, a te non ti ha fatto paura questo fatto? Non mi ha fatto paura perché comunque è un'attività nata da mio nonno, quindi è passata di generazione in generazione. Adesso tocca a me, spero di fare bene quanto lui, spero di evolvere in questo settore, spero di... Ma qualche volta ti è venuta voglia, dici, ma mo mollo tutto, ma che me ne importa di mio padre, di mio nonno, no? Sì, mio mamma e papà da Miami. A Miami Beach, prima parlavamo di mare, mi faccio pubblicità. No, perché Antonello Corradino c'ha anche la faccia tosta, che ci è venuta a dire, lo dico a Maria Antonietta Tortola, appena somma, ci è venuta a dire che oggi ha fatto l'ultimo bagno, stamattina, tra i faraglioni di Vietri sul mare. Insomma, è veramente una cattiveria, Antonello, se me lo consenti, perché... Noi che amiamo il mare, ormai per noi è un dolce ricordo. Invece tu stamattina hai infilato il costume e sei andato a mare. È un dovere. Era un dovere per te. Sì. Però qualche volta, è vero Angelo, cioè sì. Invece tu hai sposato questa causa. Ho sposato questa cosa perché oggi come oggi è difficile trovare lavoro, è difficile per noi giovani lavorare, fare qualcosa che ci piace. Anche perché la vita... mostra sempre dei lati positivi che poi alla fine sono negativi, cioè come dicevi tu, magari anche la discoteca, uscire ogni sera sembra bello, però poi col passare degli anni ti accorgi che non è la cosa principale, insomma, questo è quanto. Va bene, questi sono concetti detti da te, quanti anni hai?
29, cavolo. Figurati, rispetto a Antonello sei giovane, rispetto a Francesco sei più giovane, rispetto a me sei un nipote, proprio 29 anni, San Giovanni in caldo, che campionato volete fare? No, io voglio giocare sempre col Morrone, quest'anno ho cambiato un po' sponda e sono contento perché è un bel gruppo, ci sono un paio di giocatori che sono scesi di categoria, ci divertiamo, la sera ci andiamo a fare la birra, insomma è una bella cosa. Dai. Un bel vivere. Sì, è un bel vivere. Allora, è pronto il servizio, la vittoria della Rinascita Bussese sul Castelmauro, vediamo. La Rinascita Bussese è riuscita a riscattarsi della sconfitta dello scorso turno contro la Life. I bussesi hanno ospitato per la quarta giornata di campionato il Castelmauro, a dare inizio alle ostilità il signor Di Tommaso di Isernia. Ma passiamo alla cronaca della partita. All'undicesimo arriva la prima occasione per i padroni di casa con Nardacchione con la fascia di capitano, che ci prova ma palla che termina tra le braccia del portiere ospite. Sei minuti più tardi arriva la risposta del Castelmauro in casacca biancorossa, che è riuscita a trovare la conclusione e a passare in vantaggio con Paciullo autore del gol. Ma i gialloblu non si arrendono e continuano a provarci, questa volta con il calcio di punizione battuto da Polzella, ma Sedile non si lascia sorprendere e para. Al 29esimo minuto arriva il pareggio dei padroni di casa con il gol di Paranza su punizione di Polzella. Al 31esimo minuto sono i biancorossi a tentare la conclusione, ma Marsilio fallisce il tiro. La Rinascita Bussese cerca il vantaggio a tutti i costi. Al 39esimo Polzella ci prova, ma la palla viene parata dalla mano di Sedile. Si chiudono così i primi 45 minuti di gioco, ma passiamo alla ripresa. Sono appena trascorsi 3 minuti di gioco quando arriva il gol del vantaggio per la formazione di mister Martinelli. Polzella tira dalla bandierina, ci prova a Paranza, ma la conclusione arriva con lo stacco di testa di Camarda che mette dentro la sfera. Ed è 2-1 per la Rinascita Bussese. 2 minuti più tardi Polzella mette al centro, sembra essere vicino alla conclusione Magnotta che fallisce il tap-in vincente. Al 16esimo minuto il Castelmauro di mister Romagnoli ci prova con Trolio che però fallisce il tiro. Al 35esimo minuto Marsilio batte con un calcio di punizione cercando direttamente la conclusione, ma pronto è l'intervento di testa del difensore locale Lombardi. Al 39esimo minuto di gioco la formazione locale è vicina al gol con Cornacchione che, da poco entrato in campo, tira ma la sfera viene respinta da Sedile. Con il triplice fischio del signor Di Tommaso della sezione di Isernia si chiude il match tra Rinascita Bussese e Castelmauro con un 2-1 per i padroni di casa che volano a 7 punti in classifica. Gli ospiti invece restano a 6 punti cercando di riscattarsi nel prossimo turno contro il Ripalimosani. La Rinascita Bussese cercherà di seguire invece la striscia positiva cercando di fare bene domenica prossima contro il Biferno. È ancora un campo sul quale ci sarebbe tanto da dire, anche questo di Busso. Andiamo a vedere la pagella. Sì, vediamo la pagella per quanto riguarda la Rinascita Bussese, vediamo. La pagella, in collaborazione con United Colors of Benetton, uomo, donna, bambino, Boiano, in Piazza Roma e Corso Amatuzio. Questa è la pagella per la Rinascita Bussese, Rinaldi 6,5, Lisi 6, Petosa 6,5, Santoro 6, 6,5 per Lombardi, 7 per Camarda, Magnotta Nicola 6,5, Nardacchione 6,5 e ancora Magnotta Vittorio 6,5, Paranza 7,5, 7 per Polzella, sono entrati Barletta voto 6, Cornacchione 6,5, Sceu senza voto. E tanto alla fine tuonò che piove, qualcuno diceva piosse, lasciamo perdere, che tanto tonò che piove. E allora è arrivato anche questo servizio, la vittoria del Fornelli a Montefalcone nel Sannio. Vediamo il servizio. Non è a caccia dei primi punti in classifica. Fornelli che vuole continuare la marcia vincente. Questa è la partita andata di scena al comunale di Montefalcone nel Sannio. Ci prova subito il Fornelli che dopo 2 minuti lancio lungo per Papa che controlla con una finezza, incrocia con il destro che sfiora il palo.
Al ventesimo sono ancora gli ospiti con Vitello che riceve dal corner corto, entra in area di rigore, mette al centro dove ancora Papa mette sul fondo. Dopo solo un minuto Carbone filtra per Vitello che da solo in area si fa parare il tiro però dal buon D'Adamo. Nulla più per tutta la prima frazione, ma allo scadere dei due minuti di recupero Vitello riceve sulla sinistra, dribbla due avversari, entra in area di rigore. Il terzo è Michilli che interviene in scivolata sul pallone, ma per l'arbitro è calcio di rigore per gli ospiti. Rivediamo il replay. Sulle proteste viene anche espulso un componente della panchina della squadra di casa. Dopo le proteste sul pallone va Guadagno che realizza il vantaggio per gli ospiti. Nella ripresa ci prova la Maronea a ritrovare il pareggio che dopo solo 5 minuti, punizione dalla destra, pallone in mezzo, il portiere manca la sfera, il pallone favorisce l'intervento di Contigiani che fa l'1-1. Dopo 2 minuti però chiede il penalty anche la Maronea, Antinucci si allunga il pallone, prova a metterla al centro in area di rigore, contrastato da Guadagno che tocca probabilmente con un braccio in scivolata, ma l'arbitro lascia proseguire tra le proteste dei padroni di casa. E sul ribaltamento di fronte Vitelli guadagna una punizione da quasi centrocampo, sul pallone va Guadagno che tira molto forte in porta, D'Adamo è sorpreso e il Fornelli torna a sorpresa in vantaggio. I padroni di casa si buttano in avanti a caccia del nuovo pareggio, ma al 36esimo il Fornelli infila l'1-2 che chiude i giochi. Vitello mette al centro per Papa che parte dalla tre quarti, arriva in area e con uno scavetto batte per la terza volta D'Adamo. Dopo soli 30 secondi Castaldi mette a centrocampo per Carbone che avanza, arriva sulla tre quarti, fa partire un destro potente che si inzacca all'angolino alto alle spalle dell'incolpevole D'Adamo per il definitivo 4-1. Fornelli che continua la marcia vincente, quarta partita in campionato e quarta vittoria. Maronea che purtroppo rimane a quota 0 in classifica, ma il dato più preoccupante non è la classifica ma sono i 17 gol subiti in solamente 4 partite, da rivedere sicuramente la difesa. Chiaramente era Vitelli, non Vitello. Allora, era al plurale. Aveva fame Ale, forse. No, era al plurale, mettiamola così. Sì. Allora, la pagella. Sì, vediamo la pagella della Maronea. La pagella, in collaborazione con... Archidea, soluzioni edili in legno, via Arti e Mestieri, Termoli. Pagella della Maronea, D'Adamo 5, D'Angelo 5 e mezzo, Michilli 5 e mezzo, 5 per Tufilli, 5 per Rossi, 6 per Moscufo, Antenucci Andrea 5 e mezzo, Cordisco 5 e mezzo, Contigiani 6 e mezzo, Lattanzio 6, Desiato 5 e mezzo, sono entrati Felice, voto 6, Antenucci, Luca, voto 5, Petti senza voto. La pagella, in collaborazione con... Falegnameria Michilli, cucine su misura e arredamenti personalizzati, via Arti e Mestieri, Termoli. Bene, allora abbiamo visto anche questa pagella. Allora, Termoli, andiamo un attimo con Nicola Lallopizzi. Nicola, proprio un flash, come vedi questa lotta al vertice? Ma credo che il Boiano ha allungato già da oggi decisamente. Comunque anche la Turris e il Fornelli sono ottime squadre, senza dimenticarci il Sesto Campano. La griglia la vedo in questo modo. Va bene, allora ringrazio Pino Somma. Intanto Nicola, ti rassicuro perché abbiamo più o meno risolto i problemi con questo digitale, non so se dire benedetto o maledetto, però insomma su Termoli siamo in via di risoluzione, insomma anche su Montenero e quella fascia in cui avevamo ancora dei problemi per problemi di alta frequenza, quindi ti rassicuro, siamo in fase di definizione ormai addirittura d'arrivo. Direttore, noi diciamo nel Basso Molise stiamo aspettando invano il segnale di Telemolise perché la vostra trasmissione è una delle più seguite. Va bene, arriveremo in fretta, ringraziamo anche Pino Somma per la puntualità. Buonasera Pino. Buonasera a tutti. Buonasera a te, magari ecco qua, fammi un saluto Pino. Così, sempre. Così ti riconosco.
Allora, con Maria Antonietta Tortola ringrazio Luciano Lubrano. Quando vuole venirci a trovare lo può fare sempre, perché è sempre a casa sua. Grazie Luciano. Maria Antonietta ci parla. Luciano Lubrano con lo... Sì. Dimmi. Con lo sport, insomma, abbiamo visto che non se la cava solo con il calcio. Stamattina l'abbiamo incontrato a Carovigli al campionato italiano di corsa in montagna, un evento importantissimo per il Molise, davvero molto molto importante. Luciano era lì, noi parleremo di questo proprio nella seconda parte. Una gran bella giornata, vero Luciano? Certamente. Sì, certamente. Per lo sport, ma in genere per la località di Carovigli, dell'Alto Molise. Abbiamo assistito a una bellissima gara, ben organizzata, un campionato italiano. Davvero molto importante. Va bene, grazie a Luciano Lubrano, Maria Antonietta, ci vedremo dopo la pubblicità. Io saluto e ringrazio Antonello Corradino, l'ho già salutata la tua famiglia. Sì, 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 sì. Quella di cui temo la vendetta è tua e Teresa. Mia suocera, sì, sì, è tremenda. Se non la salutiamo, poi praticamente ci mette a stecchetto, allora no, certo. Conviene salutarla. Grazie a voi, è sempre no, un piacere. Grazie a te, sei veramente sempre unico e oggi te l'ho detto, mai come oggi sei stato attuale, perché in diretta da Selvapiana ti ho veramente rimpianto 7-8 volte. Chi ci ha seguito da oggi pomeriggio lo sa perfettamente. In bocca al lupo col Boiano. Grazie ad Angelo Alfonso. Angelo ha dato una bellissima immagine non soltanto di ragazzo calciatore, ma di ragazzo con la testa sulle spalle. Grazie, dopo ti voglio il caffè quando usciamo. Ci mancherebbe questo. Soprattutto spero che tu non sia nervoso, come era nervoso tuo padre Antonio. No, anzi, ringrazio proprio te e tutto lo staff di Telemolise perché ci hai messo a disposizione lo studio e ci hai trattato con gentilezza e professionalità. Grazie e salutami tutti e sì, grazie a Francesco De Bernardo. Francesco, tu prima hai citato tuo padre, tu sai che io l'ho conosciuto tanti anni fa, certo. Lui e tua madre Teresa, e quindi è sempre un piacere averti qui e ti dobbiamo dire grazie un po' tutti quanti, perché insomma tu sei alla fine una di quelle persone che consentono, chiaramente grazie all'impegno dei comuni, perché ci mancherebbe, nessuno è Babbo Natale o la Befana, insomma nessuno se lo potrebbe permettere, però insomma tu sei il punto di riferimento per chi comunque vuole una struttura in sintetico, no? Io ti ringrazio moltissimo, grazie per avermi ospitato, per avermi invitato, per avermi dato la possibilità di parlare della borsa di studio e, come hai ripetuto e non mi stancherò mai di ripeterlo, il fatto di averlo intitolato a mio padre, insomma, so che ci accomuna in modo diverso ma con la stessa intensità. Va bene, Ileana. Sì, noi salutiamo... Grazie a te, quando è che te la fai da sola questa trasmissione? È in compagnia, è comunque bello, per cui possiamo farla tranquillamente insieme. No, che la farai sicuramente da sola, prossimo futuro. Bene, allora salutiamo i nostri telespettatori che ci hanno fatto compagnia anche in questa domenica, li invitiamo a far sempre, insomma, essere sempre sintonizzati su Telemolise e la domenica chiaramente con le nostre trasmissioni a Tutto Campo e Domenica Sport, non solo nelle domeniche piovose, vero direttore? No, fateci compagnia. È andata al mare, che piovoso. Quello è andata al mare oggi. È venuto qua, ha detto stamattina mi sono fatto l'ultimo bagno. Per noi molisani, purtroppo. Voglio Antonello... dire, questo punto del carattere di Antonello non lo conoscevamo, ci è venuto a fare un dispetto qua. Per noi molisani, purtroppo, è arrivato il freddo, quindi saremo tutti in compagnia le domeniche fredde, appunto invernali, a parlare di sport. Naturalmente, l'appuntamento è con Isernia subito dopo la pubblicità e con voi è per domenica prossima alle ore 18. Buona serata a tutti.
Bentornati per la seconda parte di Domenica Sport. Come annunciato, parliamo di un evento molto importante di atletica che si è svolto stamattina a Carovigli, il campionato italiano di corsa in montagna. Per la prima volta in Molise, in genere queste manifestazioni si svolgono sempre in Alta Italia, invece è stato scelto proprio il Molise, è stato scelto Carovigli in provincia di Isernia per disputare questo importante campionato. Qui con me ci sono due ospiti d'eccezione. Una è Marina Paglione, la presidente della Proloco, che neo insediata nella Proloco di Carovigli è riuscita ad organizzare questo evento di portata nazionale così importante veramente in pochissimo tempo. L'altro ospite invece, sicuramente gli atleti lo riconosceranno, è Mirko D'Andrea. Sei veramente il terrore di tanti atleti qui nel Molise. Tu corri per l'Amatori Libertas Benevento, ma in realtà sei un atleta di Carovigli e oggi sei arrivato quarto in questa gara importantissima. Raccontaci, parliamo prima con te, parliamo prima di questo percorso durissimo, 20 chilometri, per nulla facili, raccontaci un po'. Sì, io è un anno e mezzo che sono tesserato con la società Amatori Libertas Benevento, sono molisano doc. E oggi per me questa gara è stata veramente importante, un evento speciale, ho dato il massimo di me stesso, anche perché più di così non potevo fare. Ma di un po', sei stato avvantaggiato dal fatto che sei di Carovigli? Conoscevi già questo percorso? Sì, il percorso lo conoscevo, quindi posso dire che sono stato un po' avvantaggiato rispetto agli altri. Ti sei mai allenato nei posti dove sì, si ho fatto qualche gara? Allenamento specifico sul percorso. Mi è stato d'aiuto. Allora, innanzitutto per la cronaca, qui stiamo vedendo intanto le immagini di questa mattina, diciamo per la cronaca sportiva che ha vinto, si è aggiudicato questo campionato italiano di corsa in montagna, Gabriele Abate che è praticamente un atleta dell'Alta Italia. Sì, penso di sì. Che ha chiuso in 1:20 e 34, seguito da Emanuele Manzi del Corpo Forestale, degli atleti del Corpo Forestale che ha chiuso in 1:21 e 11, ancora seguito da Andrea Regazzoni della Val Brembana in 1:23 e 16. Tu hai chiuso in 1:27 e appunto sei dell'Atletica Amatori, della Libertas Amatori di Benevento, dietro di te Ivan Di Mario della Polisportiva Molise. Per quanto riguarda la classifica delle donne, a tagliare per primo il traguardo un atleta della Forestale, Maria Grazia Roberti, che ha chiuso in 1:36 e 23, seguita da Francesca Iachemet dell'Atletica Trento, 1:40 e 57, al terzo posto invece sul podio si è classificata Ilaria Bianchi, che è un atleta della Val Camonica, che ha chiuso la gara in 1:42 e 17. Società vincitrice, perché c'era anche c'era anche la classifica della società, la Nuova Atletica Isernia. C'erano 18 atleti che hanno partecipato, ma non è soltanto dalla quantità degli atleti che è arrivato questo risultato, quindi guadagna anche questo titolo la Nuova Atletica Isernia. Ma soprattutto Mirko D'Andrea, tiene alti i colori di Carovigli, perché non possiamo dire del Molise tu non corri per il Molise. Quando è che tornerai a correre in Molise? Penso di tornare l'anno prossimo. Ah, quindi ci hai dato già una notizia. Sì. Bene, bene. E questa è una notizia fantastica, perché a tutte le gare in cui ti incontro, tu sai che io seguo l'atletica, a tutte le gare in cui ti incontro, spesso le vinci, ti dico sempre, ma quando è che vieni a correre per il Molise? E intanto, Marina Paglione, presidente della Proloco, possiamo dire che insomma è stato un tour de force l'organizzazione di questo campionato, vero? Sì. Però ne valsa la pena. Sì. Raccontaci un po'. Oggi veramente c'è stata tanta soddisfazione che ha ripagato un po' tutti del lavoro, del tour de force, come hai detto, di due mesi. Cioè abbiamo lavorato in meno di 100 giorni, abbiamo messo su un campionato italiano. Mi hanno detto che
ci voleva un pizzico di follia per organizzare un campionato in così poco tempo, però ha avuto tanto aiuto, tanto appoggio e ce l'abbiamo fatta. È stata una collaborazione tra varie forze, perché oltre il comune, sì. Quali altri enti hanno partecipato? Sì, prima di tutto il comune, il sindaco c'è stato sempre vicino. E noi lo salutiamo, Antonio Cinocca, con grandissimo affetto, perché certo. È una persona squisita. D'accordo, è stato veramente, c'è stato sempre vicino, anche nei lavori pratici e manuali, quindi non solo dal punto di vista, diciamo, economico, logistico. Poi abbiamo avuto la provincia, prima c'è stato il nostro consigliere provinciale Antonio Conti di Carovilli, e grosso aiuto dall'assessore al turismo Florindo Di Lucente, dall'assessore all'ambiente Gino Taccone e dall'assessore allo sport che è stato nominato da poco, quindi lui stesso si rammaricava di non averci potuto dare una mano più, come posso dire, più consistente, ma gli abbiamo già promesso che si dovrà rifare in una prossima occasione. Allora, parliamo intanto anche dei partecipanti, perché è un record anche questo. L'anno scorso il campionato italiano di corsa in montagna si è svolto a Trento e ha visto la partecipazione di 56 atleti. Oggi ce n'erano ben 100. 100 sì. Atleti, tondi, insomma. 100 atleti. Un bel numero, provenienti poi da tutta Italia. Da tutta Italia, dall'Alta Italia. E erano rappresentate varie regioni, oltre il Piemonte, Lombardia, il Trentino. Avevamo alcuni di Bologna, della Toscana, poi Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, e Puglia e Calabria. Quindi da cima a fondo, lo stivale da cima a fondo... Sì, sì, sì. Tutta a Carovilli. Tutta a Carovilli, lo stivale oggi dello era... sport. C'era tanta di quella gente, veramente, il paese si è ripopolato, era la folla delle grandi occasioni. Sport e turismo, un binomio perfetto. Tra le altre cose c'è da dire una cosa molto singolare, che il vincitore di questo campionato italiano di corsa in montagna non ha vinto soltanto i famosi premi che si danno di solito in queste gare, ma ha vinto anche una cosa molto particolare, un sì. Soggiorno in Molise, vero? Sì, un soggiorno in Molise per due persone per 3 giorni e 2 notti in una struttura della provincia, con proposte anche di visitare la provincia, di visitare per esempio Agnone, Isernia, Pietrabondante, cioè un po' le bellezze. Sì, sì, completo e completo di tutto. Di questo dobbiamo ringraziare il presidio turistico della provincia di Isernia. Sì, sì, non solo di questo, ma per l'aiuto che ci ha dato, diciamo, man mano. Ma Marina Paglione sarà tra le atlete il prossimo anno? Tu sei di Carovilli, conosci il territorio di Carovilli, chissà che non si possa organizzare anche qualcos'altro per questo territorio e sfruttando soprattutto questo territorio. Sì, questo di oggi non deve essere un punto di partenza, un punto d'arrivo deve essere un punto di partenza. Cioè non possiamo dire abbiamo avuto il campionato, l'abbiamo svolto, è tutto bello così. No, questo il percorso che è veramente bello, e non lo dico io che sono di Carovilli, lo hanno detto tutti gli atleti e Mirko lo può sì, confermare, può essere sfruttato, anzi noi vorremmo che fosse sfruttato e che fosse mantenuto nelle condizioni di percorribilità. Perché con i dovuti accorgimenti potrebbe essere, diciamo, percorso per altre gare, non certo dure come quella di oggi. Però potrebbe essere anche una passeggiata. Una passeggiata, sicuramente. È stata un'occasione, insomma, ripulire tutto il percorso, ripulire quel percorso anche per avere un'idea e creare magari delle cose particolari che non riguardino soltanto la corsa in montagna. Ma Mirko D'Andrea, io voglio chiedere anche un'altra cosa: qual è stato il momento più critico? Verso il 16° chilometro ho sofferto un po'. Cioè, quindi sapendo di solito quando si fanno 20 chilometri su strada
se arriva il sedicesimo e gli ultimi quattro si fanno senza pensare. Sì, si fanno senza pensare, sì. Quindi, gli ultimi quattro non esistono di solito, no? Sei d'accordo sì, con sono me? Sì, d'accordo con ecco, te, sì, quindi sì. Uno arriva fino al sedicesimo e gli altri vanno, gli altri quattro, gli ultimi quattro vanno da soli magari sì. Quando si fanno le mezze maratone. Invece sì. Tu hai trovato difficoltà sì, proprio ho trovato al... difficoltà proprio al sedicesimo chilometro perché era anche un po' salita. Però meno male che dopo un poco mi sono ripreso e sono andato avanti. Ci vuole un particolare allenamento per fare questo tipo di corsa? Sì, uno specifico, adatto proprio per la corsa in montagna, perché rispetto alle altre gare gli allenamenti sono proprio diversi. La corsa su strada è proprio tutto sì, è proprio tutto come cosa. Dire un altro sport. Senti, i tuoi prossimi impegni invece per quanto riguarda gli appuntamenti sportivi? Non lo so, spero di preparare qualche mezza, non so dove, e spero di fare il mio personale. Ah, attualmente? Attualmente è un'ora 10:53, fatto l'anno scorso alla Stramilano. Quindi tenterai di battere questo tuo personale? Sì, almeno andare sotto l'ora e 10. E quindi ci vuole un percorso in velocità? Sì. Cioè, hai già qualche città in mente? No, però a Stramilano sarei contento di fare un'altra volta. Bene. Sì. E intanto gli appuntamenti per quanto riguarda la Proloco di Carovilli quali sono? Dovremo aspettare Natale per il presepe o avremo un autunno movimentato? Beh, dopo la corsa in montagna credo che l'autunno sarà di riposo. Almeno così spero. Poi sicuramente ci rimetteremo un po', faremo un programma, perché vorremmo che le manifestazioni, le tante manifestazioni che si fanno a Carovilli in agosto, ma credo un po' in tutti i paesi del Molise, debbano essere un po'... suddivise durante tutto l'anno, perché capita brava. Che in agosto ci affanniamo, ma ci affanniamo, ci stanchiamo senza poter vedere una manifestazione del paese vicino per tante cose abbiamo organizzato noi. E poi per undici mesi ci annoiamo pure, cioè dobbiamo anche cominciare ad avere la mentalità che sì, va bene fare in agosto, è il periodo in cui torna tanta più gente, ma non proporci soltanto per coloro che tornano, ma soprattutto per coloro che ci stanno tutto l'anno. Brava, questo. Veramente sento veramente pochi presidenti della Proloco che la pensano così e credo che Carovilli con... una Proloco guidata da te possa veramente diversificarsi da tutte le altre. Io te lo auguro, hai a disposizione un grandissimo potenziale, che materiale ringrazio. Ce n'è ed è Carovilli e il suo territorio e la sua gente che io adoro perché sono veramente fantastici. Mirko, l'appuntamento alla Stramilano, naturalmente ti vedremo nelle tappe delle gare che si svolgono qui in regione. A soffiare il primo posto a tutti gli atleti molisani. Magari. E speriamo veramente l'anno prossimo di vederti qui a correre per i colori del Molise. Sì, va bene. Magari. Io vi ringrazio moltissimo per essere stati grazie qui con noi. A te, grazie a te. Alla tua emittente che è venuta, ha ripreso questo che è un avvenimento di portata nazionale, un avvenimento importante e che altre emittenti forse non hanno saputo cogliere. Noi siamo Telemolise. Ho detto tutto. Va bene, grazie. Io ringrazio Marina Paglione, presidente della Proloco di Carovilli, ringrazio Mirko D'Andrea, futuro atleta nel Molise, ma per adesso atleta della Libertas Benevento. Spero che a Benevento non mi stiano guardando, altrimenti mi vorranno uccidere, ma devo comunque tirare acqua al nostro mulino. Ringrazio tutti voi telespettatori per essere stati qui con noi, vi do appuntamento a domenica prossima e prima di chiudere devo fare un saluto speciale a Gabriele e a Riccardo. Grazie, una buona serata a tutti.